Prova, prova. Segretario, ci senti? Assolutamente sì. Possiamo, segretario, iniziamo? Perfetto, sì, per me ci siamo. Sì. Qualcuno che faccia l'appello in sede, c'è il. Buonasera a tutti, procedo all'appello. Allora, Sperduto Donato, Presente. Pierri Michele. Presente. Annicchiarico Donatello presente, De Carlo Donato assente,
Fasanella Francesco, Bochicchio Rocco, presente. Grottola Michele, Russo Carmine Mario, assente. Di Giacomo Maria Giuseppina, Carnevale Carmine, presente. Sperduto Michele, presente il segretario comunale da remoto, il dottor Conte. Allora, questo è l'ordine del giorno. Sì, sì. Ordine del giorno. Allora, il primo punto, lettura verbali sedute precedenti ed eventuali rettifiche. Solo quei tre. Sì. Tu andiamo ad approvare. Solo queste tre, puoi leggere. So che si può. No, sto dicendo. I verbali. Allora, andiamo ad approvare i verbali relativi alle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale della seduta del... che era il 19? Consiglio, seduta, 29 aprile. Del 29 aprile 2024, verbali dal 18 al 21, del 24 maggio 2024 numero 22, del 5 luglio 2024, verbali dal numero 23 al numero 32. Voti favorevoli? Solo se c'è una variazione. No, è solo una presa d'atto. Presa d'atto che non ci sono rettificazioni da effettuare ai verbali. Presidente, posso? Prego, sindaco. Dottore, io non voglio fare nessuna polemica, però il consigliere Sperduto, che firma come PD, io per carità, lui è libero, anzi fa bene a firmarsi come PD, siccome lui non si è candidato con la lista PD, con il simbolo PD, con la lista com'è, quindi negli atti che manda al Comune non può, in qualità di consigliere, solo con il simbolo che si è candidato, che si è presentato agli elettori, non può dire che io sono del PD e poi aggiunge quello. Perché intanto lui ha il gruppo, anche se è un solo consigliere, perché è stato eletto dal corpo elettorale. Quindi abbiamo, lo invito, diciamo, anche come è successo l'altra volta, a mandare tutti gli atti con il simbolo che si è presentata alle elezioni. Quindi non può mettere PD in aggiunta al simbolo il PD. Solo questo voglio dire. Siccome agli atti risulta anche questo, nel futuro di rettificare questa cosa qui. Va bene. Un attimo soltanto. Entra il consigliere Russo. Prego. A chi sono iscritto è un problema mio. Se io sono iscritto a un partito, io ritengo di fare o cambiare il nome del gruppo come io ritengo opportuno di farlo. Non devo dar conto esattamente a nessuno. Ma tu ti sei candidato, io non sono un giurista. Se vuoi c'è una direttiva del prefetto che è successa la scorsa consigliatura con il consigliere Bencivenga, che tu intanto devi avere il simbolo che ti sei candidato, non puoi e devi firmare con quel simbolo lì, non puoi aggiungere, che poi tu dici io sono iscritto al PD, nessuno, o un altro partito, nessuno può dire niente, ma nei rapporti che c'hai come gruppo consigliare, solo il simbolo che tu hai fatto alle elezioni. Se no perdi... Democrazia solidale. Se no perdi il diritto ad essere gruppo, se tu cambi il simbolo. Va bene, in merito approfondiremo la questione, dopodiché comunicheremo al consigliere Sperduto. Siamo passati al punto numero 2 all'ordine del giorno, comunicazione del Presidente sull'uscita dal piano di riequilibrio, delibera numero 51-2024-7 PRSP, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata. La sezione regionale di controllo per la Basilicata, all'esito del controllo eseguito ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 6 del TUEL, prende atto allo stato nel perimetro dell'attività di controllo e verifica svolti e, seppur con le criticità evidenziate, il raggiungimento da parte del Comune di San Fele degli obiettivi fissati dal piano di riequilibrio.
Questa sezione raccomanda all'ente di attenersi a comportamenti conformi alla sana gestione e a proseguire nel monitoraggio e nell'adozione di ogni iniziativa volta a garantire adeguato ed efficace riscontro alle osservazioni sulle criticità rilevate con la presente deliberazione, rimarcando il principio secondo cui, anche in prospettiva, il recupero di uno stabile strutturale equilibrio di bilancio può essere conseguito solo assicurando la costante realizzazione di iniziative gestionali rigorose e tempestive, tanto sul lato delle entrate quanto su quello delle spese. In particolare, la sezione raccomanda all'ente di verificare con rigore la congruità delle scritture contabili rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 118/2011, atteso che, tra l'altro, nel prospetto del risultato di amministrazione 2022 non risulta riportato il fondo pluriennale vincolato e la parte vincolata. Monitorare con attenzione le dinamiche in termini di entrate e di spese, sottese al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente e alla capacità dell'ente di mantenerlo nel tempo, nella consapevolezza che tali dinamiche sono la base per una sana gestione e per l'equilibrio strutturale del bilancio. Continuare a mantenere gli stessi livelli di spesa per il personale, per i trasferimenti e per i costi della politica, per evitare che l'ente possa ritornare su percorsi che portino ad un nuovo squilibrio. Migliorare la capacità di previsione, in particolare delle entrate tributarie, per evitare che si creino aspettative di entrata non realizzabili, che possano ingenerare spese che non troveranno mai copertura. Monitorare analiticamente le spese per le prestazioni di servizi risultate dall'analisi dei rendiconti, molto più consistenti rispetto a quelle preventivate nel PRFP. Provvedere alla regolarizzazione dei debiti fuori bilancio che dalla relazione finale del revisore dei conti risultano non ancora liquidati. Osservare con rigore e attenzione l'eventuale emersione dei debiti fuori bilancio ed effettuarne il riconoscimento nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 194 del TUEL al fine di non alterare e compromettere la tenuta degli equilibri di bilancio. Inoltre si raccomanda all'organo di revisione di procedere a tutte le necessarie verifiche richieste nella presente deliberazione, esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima attenzione e diligenza, anche con specifico riferimento alle osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa. La sezione si riserva ogni ulteriore verifica sul consolidamento degli effetti in occasione del controllo ex articolo 148 bis del TUEL sul rendiconto dell'esercizio 2022. Delibera di prendere atto, nei limiti e con le prescrizioni indicate in motivazione, del raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di San Fele. Dispone la trasmissione della presente deliberazione a cura della segreteria della sezione al sindaco del Comune di San Fele, al Consiglio Comunale nella persona del suo presidente e all'organo di revisione economico-finanziaria del medesimo ente. La pubblicazione ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo numero 33/2013 della presente deliberazione sul sito internet dell'amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa sezione dell'avvenuta pubblicazione. Così deliberato in potenza nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024. Questa è solo una comunicazione. No. Punto numero 3 all'ordine del giorno, assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026, articolo 175,8 del decreto legislativo 267-2000 e successivi. Illustra il punto dottor Di Leo, prego. Buonasera. Allora, come da disposizione di legge, entro il 31 di ogni anno viene effettuata la verifica, sarà oggetto poi del punto successivo, degli equilibri di bilancio e si effettua anche naturalmente una verifica un po' di tutti i capitoli di spesa, di entrata e di uscita, per vedere se c'è qualcosa da inserire o da rettificare. Allora, rispetto
al bilancio di previsione approvato il 21 di marzo, c'è stata la necessità di effettuare alcune variazioni al bilancio di previsione. Si premette che in sede di approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata la variazione di esigibilità, rinveniente dall'anno 2023 relativamente ad alcune opere pubbliche dove noi abbiamo, come ENDA, abbiamo ricevuto il decreto di assegnazione dei fondi e abbiamo ricevuto anche degli acconti a cui non è seguito l'obbligazione giuridicamente perfezionata, e quindi c'è stata la necessità di creare il fondo pluriennale vincolato e quindi attraverso questo sistema creato dal nuovo decreto legislativo si porta in avanti le somme incassate, si riportano all'anno 2024 per poter permettere poi di effettuare i pagamenti. Allora, oltre a questa variazione tecnica, è stata effettuata una verifica dei diversi capitoli di bilancio ed è in pratica sono state effettuate queste variazioni, alcune libere ed alcune vincolate. Abbiamo incassato qualcosa in più per quanto riguarda, noi lo chiamiamo i servizi energetici, perché noi abbiamo il fotovoltaico sulla scuola media e quindi il sistema GSA ogni 2 mesi fa il calcolo dell'energia prodotta e quindi trasferisce qualcosa al comune. Abbiamo ricevuto dal Ministero a titolo di fondo per i progetti sulle radici italiane che è stato effettuato già il relativo impegno e la manifestazione sabato. Abbiamo ricevuto 5.829,37 che non erano previste nel bilancio di previsione. Poi, per quanto riguarda tutto l'aggiornamento telematico, informatico, PagoPA, il sistema informativo al cittadino e di contatto con i cittadini, noi ogni anno vengono eseguite alcune attività. Se queste attività previste producono, cioè nel senso che vengono terminate e ci vengono assegnate dei soldi, li paghiamo nell'anno. La parte che non viene assegnata viene riportata a nuovo. Abbiamo avuto degli incassi per violazione di legge e regolamento, qualche piccola cosa e qualche altra per quanto riguarda le due elezioni che sono state fatte, le due tornate elettorali, erano state previste qualche cifra in meno sia all'entrata che all'uscita, quindi l'abbiamo dovuta adeguare. Abbiamo ricevuto la somma di 249.583,07 per investimenti in resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali. E poi abbiamo fatto l'adeguamento per quanto riguarda i lavori dei parchi giochi. Inoltre abbiamo ricevuto anche la cifra di 163.637,14 per la raccolta differenziata e quindi per creare il nuovo sistema di tariffazione puntuale. Questa è la parte dell'entrata, alcune delle quali sono vincolate, altre invece sono libere. Per far fronte a un po' tutte le necessità che si sono verificate successivamente, abbiamo applicato l'avanzo di amministrazione, parte libera, per 82.889 euro. E questo, naturalmente tutte queste variazioni hanno implicato il mantenimento degli equilibri di bilancio, così come attestato anche dal revisore dei conti. Grazie, dottor Di Leo. Interventi? Consigliere Sperduto, prego. Questo è il punto dell'assestamento generale di bilancio di previsione.
si collega con il punto precedente. Il punto precedente, su cui dice che non si poteva intervenire, vorrei ricordare a tutti che è la comunicazione di uscita al piano di riequilibrio che ha visto questa comunità dal 2013 al 2022 in piano di riequilibrio e che finalmente si è uscito. È bene opportuno ricordare a tutti, soprattutto a chi ci ascolta, che il piano di riequilibrio, se è stato possibile realizzato, è perché ha comportato dei grossi sacrifici alla cittadinanza. Se noi andiamo a vedere alcune carte e alcune tabelle, ci dicono che sostanzialmente bisognava intervenire sulle entrate, bisognava intervenire sulle uscite. Vorrei ricordare a tutti, io ho vissuto anche l'ultima consiliatura, ne abbiamo parlato anche più volte, si è fatto sempre riferimento che l'ente è stato costretto dal piano di riequilibrio 2022 ad portare le aliquote a carico dei cittadini al massimo. Per cui quando si dice che si è raggiunto si è superato il riequilibrio, come volete voi tecnicamente, è bene che si sappia questo grazie allo sforzo economico che è stato chiesto ai cittadini. Ora, siccome noi parliamo a questo punto di assestamento generale di bilanci, previsione, eccetera, io vorrei semplicemente che nelle cose che si fanno o si faranno nei prossimi 5 anni, il Consiglio, ma soprattutto l'amministrazione e gli uffici, si attengono scrupolosamente a quanto ci dice la Corte dei Conti, non che quello che dice Michele Perduto. In particolare la sezione raccomanda a lei di verificare con rigore ora la congruità del scritto contabile. Particolarmente mi appassiona migliorare la capacità di previsione, in particolare delle entrate tributarie, per evitare che si creino aspettative di entrate non realizzabili che possano generare spese che non daranno mai copertura. Cioè, sostanzialmente, continuare a mantenere gli stessi livelli di spese, monitorare con attenzione le dinamiche in termini di entrate e di spese, sottese al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente. Cioè, sostanzialmente, la Corte dei Conti, dove da una parte noi prendiamo positivamente l'uscita, ci raccomanda a tutti, non è che mo siete usciti dal piano di riequilibrio, la brutalizzo e fate un po' spende e spande. Allora probabilmente in ogni passaggio, come quello del secondo punto assestamento generale, io mi auguro, lo dico all'amministrazione, poi questo è un comune, ma non è la prima volta che lo dico, ormai mi sono pure quasi stancato. È l'unica amministrazione, al di là della vicenda giunta, che poi ne parleremo non so quando si concluderà e come si concluderà, è un'amministrazione che non ha l'assessore al bilancio. Cioè se un consigliere, un cittadino, può parlare o qualcuno, scusate, ma qual è la situazione? Ci sono i soldi, non ci sono i soldi, possiamo spendere, non possiamo spendere? Questa è l'unica amministrazione che da 10 anni, ricordo male, perché quella di Fasanella aveva l'amico compianto Donatino Grieca, assessore al bilancio, non abbiamo un assessore al bilancio. Chiedo scusa, consigliere Sperduto, entra il consigliere De Carlo. Prego. Allora, io, motivando evidentemente il mio voto contrario, non aggiungo nulla alle cose che il Presidente ha letto come comunicazione della relazione alla Corte dei Conti e che tutti gli atti che si consumano, che si consumeranno da qui andare avanti all'interno del Consiglio, sia scrupolosamente in linea con quanto la Corte dei Conti ci invita a fare. Grazie consigliere Sperduto. Altri interventi? Consigliere Di Giacomo, prego. Grazie Presidente. Io volevo soltanto ricollegarmi un attimo alla questione della procedura di riequilibrio.
Ovviamente questa procedura c'è dal 2013 e purtroppo stiamo ancora pagando questa, perché annualmente non è che siamo usciti, noi comunque c'è un debito di 16.000 euro che ogni anno l'amministrazione deve comunque sottrarre dalla prima entrata utile. Volevo capire soltanto perché, riferimento al 187 TUEL, quando parliamo di avanzo libero di amministrazione, come nel nostro caso equivale a 144.000, che però sono stati, diciamo, impegnati soltanto 82.000 euro, capire perché questi 16.000 euro non sono stati sottratti da quegli 82.000 euro, visto che in virtù del 187... Ok, sì, no, è una domanda che... il 187 riguarda, cioè, dice esplicitamente che l'avanzo libero può essere speso appunto per la copertura di debiti fuori bilancio. E poi capire perché, vedendo un po' il dettaglio di come è stato ripartito questo avanzo, queste come rientrano, cioè queste singole spese rientrano nell'avanzo come spese correnti a carattere non permanente, cioè come le facciamo rientrare? E siamo sicuri che tutte queste spese possono rientrare in quella voce? Perché ci sono, cioè, su questa cosa c'è un po' la Corte dei Conti, ci sono diverse sentenze che hanno dato una sorta di interpretazione a questo. Solo queste due precisazioni. Allora, per quanto riguarda i 16.015.04 che noi ogni anno prevediamo, siamo obbligati a prevedere nel bilancio di previsione, sarebbe il disavanzo straordinario di amministrazione che deriva dal riaccertamento straordinario effettuato al 31 dicembre 2014. Quella è la prima posta che noi dobbiamo mettere obbligatoriamente in bilancio, perché l'abbiamo ripartita in 30 anni. Significa che le prime entrate libere vanno a coprire questi 16.015, il disavanzo di amministrazione. Cioè le prime entrate per 16.000 euro non si possono spendere, perché derivano da una situazione pregressa di deficit e quindi servono per coprire il deficit pregresso. Naturalmente la legge ci ha dato 30 anni di possibilità e lo facciamo, quindi non è che vengono impegnati. Poi, una volta sistemata questa partita, al termine dell'anno in sede di approvazione del consuntivo, si verifica il risultato di amministrazione. Naturalmente ci può essere la parte vincolata, parte accantonata, il fondo pluriennale vincolato, e la risultanza finale è la parte libera. La parte libera che nell'anno 2023 è solo 144.000 euro, gli altri anni è stato un po' di più. Allora, di questa parte naturalmente noi la possiamo applicare sia per quanto riguarda le spese in conto capitale, se c'è qualche manutenzione straordinaria, sia per le spese correnti non ripetitive. Chiaramente una netta distinzione adesso tra spese correnti ripetitive e non ripetitive è un po' difficile, però ci sono le necessità di bilancio. Se noi vediamo, negli ultimi anni abbiamo potuto fare, ci sono tutta una serie di interventi straordinari, di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale, ed ecco perché noi facciamo rientrare queste spese in queste cose non ripetitive, ma ci sono tante altre spese non ripetitive, piccole spese. Questo è il motivo per cui vi viene applicato l'avanzo. Sì, prego. Sì, no, infatti è per questo, perché magari leggendo appunto il dettaglio mi sembra strano proprio come effettivamente, vedendo la definizione di quelle che sono spese non ripetitive, come potrebbe rientrare per esempio illuminazione pubblica oppure spese per il trasporto scolastico, cioè sono spese che comunque ci sono
il trasporto scolastico viene coperto anche, ad esempio, la pubblica illuminazione. Noi stiamo facendo tutta una serie di interventi straordinari, soprattutto per quanto riguarda il fotovoltaico, la sostituzione di apparecchiature che è ormai obsoleta, oppure altri interventi straordinari che anche perché abbiamo una linea pubblica illuminazione notevole, strade, abbiamo 115 km di strada asfaltata che devono essere manutenute, ci vuole la manutenzione. Questi sono gli interventi giustificativi dell'avanzo, dell'applicazione dell'avanzo, e poi ci sono anche altre piccole spese, perché come hai visto i singoli capitoli di bilancio sono molti, su cui viene applicato questo l'avanzo di amministrazione. Va bene, restiamo sempre con il dubbio su questo, però va bene così. Grazie, grazie consigliere Di Giacomo. Sindaco, prego. Grazie Presidente. No, io volevo riallacciarmi a quello che diceva il consigliere Sperduto, che quando abbiamo votato il bilancio di previsione e abbiamo abbassato un po' le aliquote dall'IMO all'IRPEF, dovevamo abbassarle di più. Ora ci viene a fare la morale che dobbiamo stare attenti a quello che dice la Corte dei Conti. Cioè, quando gli conviene dice no, noi dobbiamo venire incontro ai cittadini, dobbiamo abbassarle. Ora però ci legge quello che noi abbiamo detto nell'approvazione del bilancio di previsione, che dobbiamo stare attenti, non possiamo far finta di niente e sperperare tutto, dice però dobbiamo stare attenti. Quindi voglio dire, c'è molta incongruenza in quello che dice. Noi abbiamo sempre fatto in questi 10 anni, è vero che i cittadini hanno, perché il piano di riequilibrio è stato approvato dal commissario, dal dottor senatore, noi l'abbiamo portato avanti, e uno di quei, quello che diceva adesso il ragioniere, uno di quelle 16.000 euro che paghiamo ogni anno per 30 anni rientra in quel rientro generale, perché sono quasi 500.000 euro che ci hanno dato la possibilità di pagare 16.000 euro all'anno. Quindi voglio dire, noi l'abbiamo sempre avuto in questi 10 anni e la continueremo a tenere, quindi non è che ora dobbiamo stare attenti a sperperare, noi non abbiamo mai sperperato, perché se avevamo sperperato non uscivamo dal piano di riequilibrio, anche perché abbiamo avuto un costante monitoraggio dalla Corte dei Conti ogni sei mesi i revisori, ogni sei mesi tutti i controlli che la norma e la fattispecie consente. Quindi voglio dire, sicuramente consigliere Sperduto, noi avremo una gestione che è in linea con quello che dice la Corte dei Conti, non solo perché ce lo dice la Corte dei Conti, ma perché così deve essere oculata. Prego. Un piccolo chiarimento, perché il sindaco la gira sempre, la frittata va sempre bene, non è quello il problema. Non credo di aver detto, leggendo io rigorosamente il contenuto della relazione letta dal Presidente, non credo che io abbia detto, anche perché non è scritto, che le tasse dei cittadini devono essere mantenute sempre al massimo. Non è scritto né nella relazione e né l'ho detto io. Quella incongruenza non c'è. Che se io avessi detto che bisogna essere rigorosi e bisogna mantenere alte le tasse al massimo delle aliquote, allora sì che sarei stato incongruente. La Corte dei Conti ci dice che voi dovete stare attenti, ma non dice o dice che le tasse possono anche essere abbassate. L'importante è essere un padre di famiglia, come gestisce il bilancio familiare, con quante somme entrano a secondo gli stipendi che entrano in quella famiglia e come li deve spendere. Allora, attende alle cose come le diciamo. Io continuo a sostenere che deve essere rigorosa. Poi, rigore significa nelle entrate e nelle uscite, significa far pagare le tasse a tutti, come lo sempre sostengo non da oggi, significa incamerare quanti più soldi possibili, ma non necessariamente aumentando le tasse dei cittadini. Anzi, io e lo ripeto ancora qui, per abbassare le aliquote IRPEF
e per abbassare la Tari a San Vera. Così sono più chiaro, almeno non ho dubbi. E, sì, e credo di essere in linea esattamente con le indicazioni della Corte dei Conti. Il problema si tratta di fare e di gestire, come si dice, il bilancio dell'ente, come quello di una famiglia, esattamente in maniera parsimoniosa, più che rigorosa. La parola giusta sarebbe parsimoniosa, come fa un buon padre di famiglia. Grazie consigliere Sperduto, altri interventi? Consigliere Carnevale, prego. Tralasciando i tecnicismi del provvedimento della Corte dei Conti, io mi sarei aspettato un intervento politico da parte del sindaco per quanto riguarda le raccomandazioni che sono state fatte, però evidentemente non è stato fatto. Però a pagina 32 della relazione del provvedimento c'è un passaggio della Corte dei Conti che dice: tra le tante raccomandazioni, la differenza fra quanto speso e quanto previsto dal PRFP è stata tendenzialmente negativa, si è speso meno di quanto previsto, tendenzialmente comporta un abbassamento della prestazione dei servizi. Su questo mi aspettavo una presa di posizione da parte dell'amministrazione, però non c'è stata. E qua c'è pure un avvertimento, cioè una raccomandazione per quanto riguarda l'invito alla programmazione. Chiudendo questa pagina, apriamo l'altro punto, quello che stiamo discutendo. La prima cosa che vorrei chiedere, senza entrare nei tecnicismi, perché non mi appassionano, a pagina 4 della relazione del revisore si indica la somma di 89.889, però pure dal suo provvedimento esce la somma di 82.889, cioè quello che viene apposto, quindi lo spostamento, l'utilizzo dei fondi disponibili nelle spese correnti è pari a 82.889, giusto? Ma credo che sia un errore di battitura da parte del revisore dei conti, perché le unità, decine e centinaia, si trovano. Quindi c'è stato un errore di battitura. Però il revisore scrive 89. Dobbiamo rettificare. Quindi lo possiamo fare pure un passaggio nel verbale che andiamo ad approvare. Lo facciamo il passaggio. Poi, per quanto riguarda l'utilizzo di queste somme, nel dettaglio dei capitoli, più che una discussione tecnica, credo che sia necessaria pure un passaggio politico dal sindaco, dagli assessori, dal vice sindaco. Cioè, vedo ad esempio capitolo 1320. Vengono utilizzate 26.000 euro, giusto, dottor Di Leo? No, ma era un esempio, era a titolo esemplificativo, cioè non era nel tecnico dei 26.000 euro. Credo che la politica, questo consesso, si dovrebbe basare su una discussione di questo genere, più che sul tecnicismo. Cioè appostare, utilizzare, spostare, muovere 26.000 euro, ma per fare un esempio, cioè non è quello. Cioè, credo che ci voglia una discussione politica, un minimo di motivazione.
non lo so se il sindaco ci darà udienza su questo, però credo che sia pure un atto dovuto nei confronti di coloro i quali guardano il Consiglio, nei confronti dei cittadini. Questa modifica si è resa necessaria perché era in scadenza il DEC per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani. Allora, dato che abbiamo rinnovato l'incarico, allora c'è stata la necessità di prevedere in bilancio questa ulteriore spesa, perché era in scadenza ad aprile, era in scadenza ad aprile, era prevista fino ad aprile. E poi ci sono, questo è un capitolo che viene usato per gli incarichi esterni, gli incarichi tecnici esterni, quindi non solo il DEC, ma anche se verifica durante l'anno qualche necessità di dare qualche incarico esterno a qualche tecnico, soprattutto relativamente fa qualche piccolo, che ne so, ultimamente abbiamo fatto accatastamenti oppure spese di questo genere, sì, frazionamento, spese di questo genere sono previste su questo capitolo. Ma era a titolo meramente semplificativo, è stato uno di quelli che avevo visto, cioè non era, cioè la domanda non era specifica sul capitolo del perché è stato appostato tanto quanto la domanda, il ragionamento era per invogliare una discussione politica sulle questioni, sui vari capitoli, non era solo su quel capitolo. Comunque ti ringrazio per la spiegazione tecnica. Grazie consigliere Carnevale, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, vice sindaco Pierri, prego. Grazie presidente, sarò brevissimo, solo per rispondere al consigliere Carnevale. D'accordo con tutte le discussioni politiche di qualsiasi genere e natura, in confronto, però qua parliamo di bilancio, parliamo la discussione politica. Noi più che fare una sana gestione, più che diciamo assicurare il minimo dei servizi, più che diciamo rispettare fino a poco tempo fa i parametri che ci venivano imposti dalla Corte dei Conti prima della fuoriuscita del piano di riequilibrio, da premettere che tanti sono atti gestionali, tantissimi nel bilancio, sono atti di tipo gestionale, questo è uno. Due, il politico cosa fa? Cerca di fare sana gestione, cerca di assicurare i servizi sul territorio, cerca di riportare le problematiche in seno all'amministrazione, al Consiglio Comunale, che la cittadinanza, ti comunica quello che occorre sul territorio. Però poi i conti, diciamo, i calcoli, le varie schede, perché visto che tu hai citato l'intervento politico sulle varie schede allegate all'assestamento del bilancio, voglio dire, i numeri, la matematica, quella è, consigliere Carnevale, quindi non è che possiamo scostare più di tanto. Noi più che quanto vediamo le relazioni del revisore, tutto quanto, possiamo fare degli atti correttivi sugli indirizzi che vengono diciamo dati ai responsabili. Questo può fare la politica non è che può fare i giochi di prestigio sui conti dell'assestamento di bilancio. Quello, diciamo, io mi sento di dire questo, voglio dire, più che fare una sana gestione, fare il buon padre di famiglia, come diceva il consigliere Sperduto, diciamo, questo mi sento di dire, di fare e di mettere in atto durante il mio mandato amministrativo. Grazie. Grazie vice sindaco Pierri. Consigliere Carnevale, prego. Una piccola risposta al vice sindaco Pierri. Quella è l'ordinaria amministrazione, ma io facevo riferimento a una delle funzioni che c'è il bilancio, cioè il bilancio è uno strumento informativo, lo strumento mediante il quale si mettono nero su bianco quelle che sono i programmi. No, ho capito, l'assestamento, là c'è una variazione sull'assestamento del bilancio, c'ho un'infarinatura di contabilità degli enti locali, sicuramente non ho la preparazione del dottor Di Leo, però la questione è un'altra. Lei faceva riferimento al buon padre di famiglia, lei nel suo mandato si vuole limitare alla ordinaria amministrazione,
Cioè questa, no, questo è quello che ha detto prima, cioè credo che San Fele nel 2024, anche alla luce di quello che ha scritto la Corte dei Conti, abbia bisogno di qualcosa in più. C'è una crisi demografica, c'è lo spopolamento, non ci possiamo limitare all'ordine dell'amministrazione. Il buon padre di famiglia serve per amministrare una situazione che grosso modo è stabile e positiva. Il bilancio, in questo caso in senso tecnico, quindi anche sociale, non solo economico, è negativo. Abbiamo una crisi sociale, una crisi di spopolamento a San Fele. Dobbiamo fare qualcosa in più, non ci possiamo limitare a questa rassegnazione. Questo era il messaggio. Poi è una variazione sull'assestamento, benissimo, però nel momento in cui si vanno ad appostare delle somme in un capitolo anziché in un altro, credo che un minimo di discussione si debba fare su questo. La politica è chiamata a fare questo. Grazie. Grazie consigliere Carnevale. Brevissimo vice sindaco. No, brevissimo, brevissimo. Allora, parlavamo di assestamento di bilancio. L'assestamento di bilancio e di ordinarietà, perché qua parliamo di ordinarietà, quello che dicevo prima il ragioniere. Però, consigliere Carnevale, se ti vai a leggere la programmazione di questa amministrazione, le linee programmatiche di questa amministrazione, non credo che ci limitiamo all'ordinaria amministrazione. E questo è uno. Due, non è che siamo l'unico comune in Italia delle aree interne che soffre del calo demografico e tutta una serie di lo spopolamento, purtroppo i giovani che vanno a studiare fuori non tornano qua per vari ordini di ragioni, non certamente da attribuire a questa amministrazione questo problema, sono anche probabilmente le linee politiche a livello nazionale, regionale, fino ad arrivare anche a livello comunale, voglio dire, noi cerchiamo di fare il possibile. Poi voglio dire, c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi vede il bicchiere mezzo vuoto. Non certamente tutti sono, possiamo, c'è sempre qualcuno che non è contento della gestione di un'amministrazione. Questo è il tuo punto di vista, probabilmente ci sono anche altri punti di vista. Tu vedi il bicchiere mezzo pieno, un altro può vedere il bicchiere, tu vedi il bicchiere mezzo vuoto, un altro può vedere il bicchiere mezzo pieno. Quindi ti invito ad andare a vedere la programmazione e le linee programmatiche e non certamente sono ordinaria amministrazione. Grazie. Grazie. 30 secondi. Presidente, tollerante. Sono tollerante, infatti le stavo facendo i complimenti. Ma più che altro è una considerazione. Mi è sfuggita prima. Nella relazione con la Corte dei Conti, nel piano di riequilibrio, per capirci, si faceva riferimento, per esempio, anche perché l'ultima volta che abbiamo discusso di Tari, uscita fuori la storia delle royalty, si è fatto riferimento al comune di Vietro, da lì non si paga, di qui e di là. Allora, io voglio dire, nella relazione si faceva riferimento che noi avremmo dovuto incassare una programmazione 1.115.000 per la vendita e il taglio dei boschi. Nel piano di riequilibrio poi approvato. Era solo. Invece lo leggo qua. Non è mai rientrato. Ne abbiamo recuperato 319.000. Il piano di riequilibrio l'abbiamo superato lo stesso. Domanda. È una domanda. San Fele, due patrimoni c'ha. L'acqua e il bosco. L'acqua sarebbe guattenia, secondo me se iniziamo a ragionare di far pagare qualche biglietto, forse recuperiamo un po' di soldi alle casse dello Stato, cioè del Comune, e forse abbassiamo anche meglio le tasse dei sanfelesi. Il patrimonio boschivo, allora dico, siamo usciti fuori dalla piana dell'equilibrio, ecco, i prossimi anni è un perché, anche per capire io, non per altro, perché questo campo non può essere aggredito nel vero senso della parola? Considera che abbiamo un patrimonio boschivo che se programmato consente delle entrate. E delle entrate vanno a beneficio dei cittadini o abbassano le tasse dei cittadini. Sempre per quella famosa gestione parsimonia di un discreto padre di famiglia. Perché questa cosa? Questo faccio la domanda a Michele. Non diciamo assessore, diciamo Michele, va bene lo stesso. Grazie consigliere Sperduto.
Brevissimo, dopodiché chiudiamo. Sì, allora, consigliere Sperduto, ti dico subito. Hai fatto bene a citare che è stato messo 1.200.000 e rotte, 150 nel piano di riequilibrio per la vendita dei boschi, del patrimonio boschivo. Hai fatto bene a citarlo, perché abbiamo avuto delle problematiche. Questo fu fatto con l'amministrazione sindaco Gerardo Fasanella, io vice sindaco. Fu fatta questa programmazione pluriennale, decennale per la vendita del patrimonio boschivo. Sono intervenute, diciamo, delle lettere, non lo so, anonime, non anonime, lo posso dire tranquillamente, tanto la cosa è chiusa, alla Procura, alla Guardia di Finanza, perché c'era un accordo sottobanco per quanto riguarda l'affidamento, perché è stato fatto anche un avviso pubblico per vedere se c'erano delle... un avviso esplorativo per vedere se c'erano delle aziende che erano interessate all'acquisto dei boschi per quanto riguarda, in maniera decennale. È stato fatto una quantificazione che ogni anno veniva tagliato un lotto boschivo, per 10 anni andavamo a tagliare all'incirca 800 ettari all'incirca. Preciso, non lo ricordo, 800 ettari di bosco. Sono passati, diciamo, una quindicina d'anni, quindi non riesco a ricordare per bene, sono passati 13-14 anni questo patrimonio boschivo. Quindi fu fatta una determina in autotutela, c'era ancora il comandante Lorenzo, c'era come segretario comunale la dottoressa Musco, quindi ci fu questa indagine che poi è andata, diciamo, in nulla di fatto. Addirittura veniva accusato io come conoscitore del territorio, che avevo fornito indicazioni all'azienda, e l'assessore Nolè per la quantificazione annuale intorno a 90.000 euro che nell'avviso esplorativo l'impresa fece, era un'offerta eccezionale, un'offerta migliorativa di oltre 100.000 euro con dei servizi sul territorio che si andavano a basare sulla sistemazione della sentieristica, staccionati e quant'altro. Era un atto geniale che avevamo fatto con l'amministrazione Fasanella, mi sento di dirlo, era un atto geniale. Purtroppo ci fu bloccato da questa indagine giudiziaria che poi finì in un nulla di fatto. Detto questo, che voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo rispettato il piano di riequilibrio senza che sono rientrati quel 1.150.000 euro. Siamo stati bravi a fare questo, siamo stati oculati, abbiamo fatto una sana gestione. Oggi non è più attuabile quello, perché? Perché c'è stata l'approvazione del PAF, del piano di assestamento forestale, e il piano di assestamento forestale è una sorta di piano regolatore del bosco, del patrimonio boschivo di questo comune, che ti impone, ti obbliga, tra virgolette, che ogni anno dovresti tagliare un lotto. L'anno 2024 è previsto il lotto XXX, il 2025 XXX, diciamo, è scritto nel PAF, nel piano di assestamento forestale approvato dalla Regione Basilicata. Ecco perché oggi non è possibile fare il pacchetto come era stato fatto all'epoca, come è stato fatto allora. Questo mi sento dire. Quindi, non incassando quel 1.150.000, siamo stati anche, perché il piano di riequilibrio, diciamo, era stata fatta una serie di ipotesi. La Corte dei Conti ti dice, tu come amministrazione, come comune di San Vele, diciamo, sei fuori di questo, che cosa vuoi fare? Vuoi fare un piano di riequilibrio? Ok, allora l'amministrazione si impegna, pluriennale, mi sembra che è decennale a noi, decennale, in 10 anni voglio qui ridurre la spesa, voglio attivare le maggiori entrate, voglio fare la riduzione della spesa, tutto quanto. Di cui era stato inserito anche il 1.150.000 euro, che non abbiamo incassato per quel fattore di tipo giudiziario. E ci siamo riusciti ugualmente a rispettare i parametri che la Corte dei Conti ci imponeva. Oggi non è possibile per il fattore dei boschi, c'è il PAF, questo è. Va bene. Grazie. Grazie vice sindaco Pierri.
brevissimo, 30 secondi dopodiché chiudiamo. 5 secondi, meglio ancora. Più che altro siamo stati fortunati, perché se non ho letto male, se parte non è stata contabilizzata, non era proprio stata messa tra i... cioè, non l'avevamo proprio messa a titolo prudenziale, cioè non è che abbiamo fatto solo questo. Grazie. No, non era stato messo questo. Era. Grazie consigliere Carnevale. Sì. Perfetto, passiamo alla votazione del punto numero 3. Assestamento generale del bilancio di previsione 2024-26, articolo 175,8 di decreto legislativo 267-2000 e successivi. Voti favorevoli? Favorevole consigliere Bochicchio. Sì, favorevole consigliere Bochicchio. Sono 8 voti favorevoli. Contrari? 1, 2, 3. No, votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli. Consigliere Bochicchio, anche favorevole. Favorevole. 8. Voti contrari. 3. Passiamo al punto numero 4. Consiglio comunale. Non si vede? Sarà poi al termine sarà inserita la registrazione. Ah, ok. Per problemi tecnici sarà inserito dopo, provvederemo poi per la prossima seduta. Punto numero 4, verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, articolo 193,2 del decreto legislativo 267-2000 e successivi. Illustra il punto il dottor Di Leo. Prego. Allora, effettuato l'assestamento del bilancio, bisogna procedere alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio, perché il bilancio di previsione 2024-2026 per obbligo di legge deve essere deliberato in pareggio. Allora, viene effettuata la verifica sia della gestione delle entrate e spese di competenza, dei residui, si va a vedere le parti che sono accantonate dell'avanzo di amministrazione e si fa la verifica soprattutto poi del fondo crediti dubbi esigibilità per far sì che si pareggia un eventuale mancato incasso dei residui attivi. Quindi la cosa fondamentale è la verifica di un po' tutte le, in generale, delle varie situazioni di bilancio che in questa relazione si sintetizza in questa maniera. Per quanto riguarda il fondo crediti dubbi esigibilità, l'attuale appostazione nel fondo pluriennale nell'avanzo d'amministrazione vincolate è di 192.564,05. Abbiamo anche accantonato per il contenzioso 130.000 euro, c'è l'accantonamento obbligatorio per quanto riguarda l'indennità di fine mandato di 8.500 euro. Noi abbiamo finito di restituire l'anticipazione di liquidità nel 2023, quest'anno dovremmo finire di restituire il fondo di rotazione che ci è stato concesso quando ci è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale per 35.990,82. Naturalmente c'è l'applicazione obbligatoria, come dicevamo prima, del disavanzo straordinario di amministrazione dall'anno 2015 fino al 2044, i famosi 30 anni. E una volta fatta tutta questa verifica, automaticamente si vede se l'ente è in equilibrio o meno. Noi ad oggi pensiamo pure con la... entro fine anno manterremo una situazione di equilibrio salvo che si verifichino eventi eccezionali, quindi ad oggi noi il nostro bilancio è in perfetto equilibrio. Grazie dottor Di Leo. Interventi? Consigliere Di Giacomo, prego.
No, una, soltanto una cosa per quanto riguarda questi i residui. Vediamo che i residui passivi risultano essere maggiori rispetto a quelli attivi e di solito in situazioni come queste diciamo che si consiglia vivamente di lasciare totalmente libero l'avanzo di amministrazione, perché qualora non si dovessero incassare poi diventa un problema grave. Quindi se si lasciava magari i 144.000 euro che sono come avanzo, probabilmente prudenza vuole che dovevano essere lasciati totalmente liberi. La differenza, che non è molta, viene ampiamente coperta da, viene ampiamente, la differenza tra i residui attivi e passivi, che quello è il primo indicatore, viene coperta dal fondo cassa, perché il fondo cassa a fine anno, ma vi dico da preciso, fine 31 dicembre 2023, noi avevamo un fondo cassa di oltre 1 milione di euro. La differenza tra i residui attivi e passivi è nettamente inferiore, e questo per obbligo di legge si deve fare una verifica costante dell'andamento dei residui, della gestione degli incassi dei residui attivi, e i residui passivi significa delle spese da effettuare. Quindi questo viene fatto costantemente, anche perché sarebbe stato chiaro che come il risultato dell'amministrazione non sarebbe stato molto veritiero se la differenza tra i residui passivi maggiori e attivi non fosse coperta dal fondo cassa, perché questo significa che abbiamo incassato qualcosina in più nell'anno 2023 che per tutta una serie di situazioni si devono verificare, bisogna effettuare i pagamenti nell'anno 2024. Questa. Va bene, quindi possiamo stare tranquilli sotto questo punto di vista. Per il momento sì. Va bene, grazie. Altri interventi? Okay, se non ci sono altri interventi, possiamo passare al consigliere Russo. Sì. Ok, possiamo passare alla votazione. Il punto numero 4, verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, articolo 193,2 del decreto legislativo 267/2000 e successivi. Voti favorevoli. Consigliere Bochicchio. Bochicchio favorevole. Quindi 8 favorevoli, contrari 3. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli. Consigliere Bochicchio favorevole. Perfetto, 8. Contrari 3. Prego, sindaco. Scusa, volevo che anticipassimo sto punto per quanto riguarda quell'integrazione che hai fatto, perché alcuni consiglieri poi devono andare via per quanto riguarda l'area comunale di pertinenza del polo ambulatorio. Quindi se il consiglio è d'accordo di anticipare adesso questo punto qui, dobbiamo votare l'anticipo. Il punto sull'area comunale pertinenza. Ok. L'ultimo punto. Ok. Allora votiamo la proposta del sindaco Sperduto per anticipare il punto oggetto di integrazione dell'ordine del giorno. Area comunale pertinenziale del poliambulatorio di San Fele, censita al foglio numero 40, particella 1349, trasferimento in favore dell'azienda sanitaria locale di Potenza, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 39 del 31 ottobre 2001. Voti favorevoli all'unanimità. Consigliere Bochicchio anche. Illustra il punto il sindaco. Prego, sindaco. Grazie Presidente. Noi poco prima delle elezioni abbiamo fatto un consiglio comunale urgente perché dovevamo inserire a catasto l'immobile che abbiamo dato all'ASP per fare la casa di comunità. Ora l'ASP ci chiede appunto di trasmettere, di trasferire l'intera, oltre all'immobile,
anche l'intera area pertinenziale. Quindi con questo atto deliberativo andiamo ai sensi della legge del 2001 e della legge regionale del 2001, andiamo a diciamo accedere sia l'immobile che tutta l'area pertinenziale ex ambulatorio, proprio per fare in modo che così iniziano i lavori della casa di comunità, perché se non diamo il pieno possesso all'ASP non possono iniziare i lavori. Grazie Sindaco, prego Consigliere Sperduto. Premesso che nel merito sono d'accordo, un atto, a me mi pare c'è anche una logica, diciamo, nel senso il fabbricato e il terreno adiacente per andare speditamente verso la direzione, diciamo, che tutti sappiamo, mi permetto di dire tutti sappiamo, per averlo, diciamo, questo argomento affrontato nella consiliatura passata abbondantemente. Pur uscendo solo un attimo dal merito, chiedo al sindaco, premesso che sono d'accordo e voterò a favore, che sulla partita Casa e la Comunità decidesse di informare costantemente il Consiglio dell'andamento di tutta la questione. Perché oltre alla partita di riorganizzazione, ristrutturazione del sito e in questo caso anche del terreno di pertinenza, eccetera, c'è anche la partita che fa molto discutere nella comunità, nelle dicerie di paese, perché tutti sappiamo che se un giorno, speriamo presto, inizieranno i lavori di ristrutturazione del fabbricato, i servizi dell'ASP non potranno continuare. Guarda, gli attuali servizi, diciamo, che non potranno, credo, dove verranno spostati in ambulatorio. Grazie della sintesi. Cioè, nel senso, allora, quando inizieranno? E questa è una domanda e tutti vorremmo avere una risposta, cioè per accelerare il progetto su cui tutti quanti siamo convenuti. Ricordo sempre, diciamo, l'intero Consiglio Comunale del tempo assunse questa decisione, però intanto c'è un problema che non possiamo non preoccuparci della fase transitoria, e siccome le fasi transitorie hanno un tempo che non è particolarmente breve, non so, si parla di un anno e mezzo i tempi di ristrutturazione, poi siccome viviamo in Italia da un anno e mezzo possiamo passare tranquillamente a 2 anni, a 3 anni, e c'è, mi auguro esattamente di no. Qual è la soluzione che si sta immaginando per la fase transitoria? Allora, siccome noi le dicerie di paese le dobbiamo, come si dice, rigettare, oppure non dobbiamo dare adito e credito di qui e di là, di sicuro abbiamo l'interesse, perché quel tipo di servizio è un servizio che risponde alla cittadinanza, soprattutto in particolar modo per una serie di situazioni ai cittadini che più hanno particolari difficoltà, penso per esempio agli anziani e ai portatori di eventuali disabilità, eccetera, eccetera. Qui non è indifferente, sindaco, e io voglio che questo consiglio ne discuta, e chiunque si piglia la responsabilità. Anche la fase transizionale, dove pensiamo di allocare questo sito? Il paese lo conosciamo tutti, non è indifferente se individuare un'area piuttosto che un'altra, non voglio citare né quartieri né strade, perché sennò si aprirebbe già qui una guerra se deve essere Santa Filomena o deve essere Santa Lucia, per capirci, è sempre nell'ambito della Chiesa, ma siamo lì per capirci. Però non è indifferente a un organo politico la allocazione di una struttura. Dove si alloca un ospedale? È indifferente dove si realizza un ospedale? Banalmente, cito. Questo per noi non è un ospedale, ma è una struttura di primo diciamo, approccio per una serie di situazioni. E non è indifferente dove e come si... Al netto degli aspetti economici, pur importanti, diciamo, se avesse una struttura privata, deve essere una struttura pubblica. Allora, siccome le dicerie in paese ne sentono tante,
Allora io voglio che il sindaco in consiglio comunale riferisca come sta questa questione. C'è un avviso che c'è stato l'avviso. Non sto facendo la domanda, do una certezza. L'ASP ha fatto un avviso pubblico per la ricerca di locali per allocare temporaneamente per un anno e mezzo, diciamo, i servizi. Non so chi ha risposto, che risposte ci sono state, se sono private o sono pubbliche. Noi pubblici siamo in grado di offrire una postazione, che se noi ce l'abbiamo, io sono anche disponibile di valutare e considerare l'opportunità che ce l'abbiamo noi una struttura pubblica, perché poi ci vorranno determinati parametri, determinati metri quadrati, non è che si può fare, diciamo, in una stanzetta di 7 metri quadrati, per capirci, no? Credo che, mi sembra, hanno chiesto un minimo di metratura, che siano, per essere funzionali, chi meglio di te, Michele, sa queste questioni. Beh, allora, sì, ci vuoi informare qual è l'intenzione, quali sono le situazioni, cosa sta, tra virgolette, o un problema che non è di attualità, che forse è rimandato di qui a qualche secolo, non mi risulta. Mi auguro di no, perché tutti abbiamo interesse che questa cosa, diciamo, vada avanti abbastanza velocemente, perché se si va verso la soluzione temporanea vorrà dire che partiranno, saremo contenti che partiranno i lavori di ristrutturazione, altrimenti noi questa casa di comunità, quella della mia generazione, non la vedranno sicuramente, voglio dire, insomma, con tutto il rispetto, diciamo, di tutti quanti gli altri. Queste questioni noi vogliamo che il sindaco ricorderà benissimo che quando abbiamo votato all'unanimità in questo consiglio, cioè nella consigliatura passata, all'unanimità, questo sembra per sfatare anche un ragionamento che a volte si è utilizzato strumentalmente, che l'opposizione sempre no, quando si è trattato di dire sì, abbiamo detto sì, mi riferisco alla consigliatura passata, su questa cosa abbiamo detto sì. Abbiamo chiesto in quella sede, possiamo pigliare il resoconto consiliare, che il sindaco doveva costantemente informare la comunità attraverso il consiglio comunale dell'andamento di questa situazione. Punto. Quindi, bene, voto a favore sicuramente del provvedimento, ma chiedo al sindaco che ci riferisca anche su questo aspetto. Oltre che a me, ma credo all'intera comunità, perché essendo questo un servizio che riguarda l'intera comunità e non certamente solo a Michele Sperduto. Grazie consigliere Sperduto. Interventi? Se non ci sono altri interventi, sindaco, prego. Io non voglio brevemente, grazie, dire sempre le stesse cose. Il consigliere Sperduto si ricorderà che aprile, quando abbiamo fatto l'altra delibera, abbiamo detto come erano le cose, però siccome forse lui non si ricorda, l'ASP ha fatto un avviso per la ricerca di almeno una struttura, un'abitazione di almeno 100 metri quadrati, era scaduto e l'ha reiterato per altri 15 giorni e pare, non so se sono arrivate altre cose. Ci ha chiesto a noi come comune se avevamo a disposizione delle strutture pubbliche, noi gli abbiamo detto di sì e precisamente circa 150 metri quadrati da ricavare nella scuola media, nella scuola, l'area dove era la mensa e dove era quell'altra aula, che sono oltre un poco più di 150 metri, e i tecnici dell'ASP sono venuti a fare i sopralluoghi, loro la adegueranno alle loro esigenze, c'è l'entrata separata per i fatti suoi, anche per quanto riguarda le persone diversamente abili, e quindi probabilmente, siccome non hanno trovato altre allocazioni, probabilmente sarà allocata lì nella scuola, quindi perché loro dicono che i lavori devono finire entro il 2026, perché lo dice il PNRR, e quindi faranno circa, credo, 30.000 euro di lavori per adeguarlo. Noi metteremo a disposizione quella struttura pubblica e credo che sia una soluzione, visto che loro non hanno trovato altre soluzioni, credo che sia una soluzione anche buona da un punto di vista proprio logistico, perché è facile da raggiungere, ma anche per le persone che hanno qualche handicap, e quindi probabilmente sarà allocata lì. Quindi dopo questa delibera loro inizieranno, credo da subito a settembre, a fare quello che devono fare, e noi saremo, diciamo,
noi siamo a disposizione per fare questo. Abbiamo già chiesto la disponibilità alla scuola, però c'è un problema adesso della scuola perché con il cambio della preside noi siamo stati accorpati a Rio Nero, non è più Atella, ora non si capisce chi deve decidere, se deve decidere il consiglio scolastico diciamo in scadenza, che scade il 31 di agosto, oppure deve decidere il nuovo consiglio scolastico, quindi il nuovo dirigente di Rio Nero, però questione di giorni, massimo un mese, ma alla fine qualcuno dovrà decidere, perché noi dobbiamo mettere a disposizione dell'ASP quello spazio che adesso è utilizzato dalla scuola. Solo mangiare, abbiamo, credo aver capito bene, credo. L'unica trattativa è tra l'ente pubblico e l'ASP. Oh, e da parte nostra, pubblico, c'è una come si dice, comunicazione formale, cioè c'è ufficiale, che noi, pubblico, mettiamo a disposizione quel locale. O è un'interlocuzione verbale? Già, forse non mi hai sentito. Abbiamo già chiesto l'autorizzazione alla scuola, forse non mi... Abbiamo già chiesto alla scuola di mettere a disposizione quegli spazi per destinarli all'ASP. Sono venuto a fare i sopralluoghi, ha detto che potrebbero andare bene per fare dei lavori. Grazie Sindaco, grazie Consigliere Sperduto. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, votiamo appunto all'ordine del giorno. Area comunale pertinenziale del poliambulatorio di San Fele, censita al foglio numero 40, particella numero 1349, trasferimento in favore dell'azienda sanitaria locale di Potenza ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale numero 39 del 13 ottobre 2001. Voti favorevoli? Comicchio favorevole. Perfetto. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? All'unanimità anche questo. Bochicchio favorevole. Grazie consigliere Bochicchio. Siamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Mozione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento del Consiglio Comunale di San Fele, installazione sportello bancomat e postamat, proposta della mozione, scusate, dei consiglieri Di Giacomo e Carnevale. Prego consigliere Di Giacomo. Grazie Presidente. Allora, la nostra mozione ha ad oggetto l'installazione dello sportello Bancomat e Postamat. Ne abbiamo chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno che ci è stata accordata. Oggi ne chiediamo la discussione e la votazione in Consiglio. Come ben sappiamo, il 3 aprile 2024 i rappresentanti dell'azienda Intesa San Paolo, durante un incontro che si è tenuto presso la sede di San Fele, hanno ufficialmente comunicato la chiusura definitiva del distaccamento di San Fele, previsto per il prossimo ottobre, precisamente il 12 ottobre. Ovviamente questa notizia ha ingenerato scalpore e preoccupazione all'interno dell'intera comunità, tant'è che addirittura due privati cittadini hanno già da prima dell'ufficializzazione della notizia avevano già presentato una richiesta tramite PEC al sindaco e all'amministrazione chiedendo appunto conto di quanto stesse accadendo. Da lì c'è stato anche un consiglio comunale dove è stato presentato dal consigliere Bilotta, Sperduto e Stia un ordine del giorno con questo punto, avendo ad oggetto questo punto, ad oggi noi non sappiamo più nulla, cioè l'ultima notizia ci è arrivata da un post su Facebook dove appunto l'amministrazione chiedeva la disponibilità anche ai cittadini eventualmente di mettere a disposizione dei locali, un locale di circa 40 metri quadri. Questo perché sembrerebbe che la banca abbia confermato la chiusura quindi definitiva della struttura, però ha dato la possibilità di poter quantomeno installare il bancomat, sottoponendo questa possibilità quindi all'individuazione di un luogo idoneo. Ad oggi vogliamo capire appunto
cosa, cioè se sono stati individuati dei luoghi appunto dove poter installare il bancomat, e ovviamente ne chiediamo l'individuazione, qualora non sia stato ancora fatto, il tutto entro la data fissata comunque per la chiusura, per evitare che San Fele resti totalmente isolato anche sotto questo punto di vista, oltre a tutti i disagi che abbiamo in questo paese. Abbiamo inoltre inserito nella nostra mozione anche un'altra questione annosa che è ormai da anni è qui presente, ovvero l'installazione relativa a dove attualmente è situato il postamat, un luogo totalmente non idoneo anche in conformità a quello che dovrebbe essere il servizio, in quanto si dovrebbe sottostare a quelli che sono gli orari di apertura e di chiusura dell'ufficio comunale, essendo comunque installato all'interno. Quindi noi quello che chiediamo è appunto lo spostamento del postamat, quindi che il comune si faccia promotore con ovviamente gli organi, i vertici di Poste Italiane, e abbiamo individuato nella mozione stessa anche un eventuale punto dove poterlo installare, che sarebbe la finestra del centralino del comune, in quanto in questo modo almeno le operazioni resterebbero comunque all'interno, e quindi diciamo già di disponibilità nel luogo di disponibilità di Poste Italiane, mentre invece viene così quantomeno data la possibilità alle persone dall'esterno di poter prelevare, come è giusto che sia, in qualunque giorno e a qualunque ora. Quindi chiediamo con questa mozione al Consiglio Comunale, al Sindaco e a tutta la Giunta di procedere con l'individuazione del luogo idoneo per l'installazione del bancomat e lo spostamento del postamat. Grazie. Grazie consigliere Di Giacomo. Risponde il sindaco. Prego sindaco. Grazie presidente. Io volevo dare lettura, ma credo che lo sanno tutti, di una nota fatta a mia firma il 9 aprile 2024, che racchiude un po' quello che riguarda la questione della chiusura sportello distaccato di San Fele, intestata a Intesa San Paolo. Il 3 aprile scorso i rappresentanti della vostra azienda, durante un incontro presso la sede del Comune di San Fele, hanno ufficialmente comunicato la chiusura del distaccamento di San Fele, prevista per il prossimo mese di ottobre. Tale notizia, già ampiamente circolare in precedenza, ha destato nella nostra comunità non poche preoccupazioni, come manifestata nel Consiglio Comunale con la delibera del 17 marzo 2024 numero 17, approvata all'unanimità dalla cittadinanza di San Fele, competizione popolare dell'associazione Promuovere San Fele e quella dei comuni limitrofi. Pur nel rispetto dell'autonomia decisionale di Intesa San Paolo quale azienda privata, ci permettiamo di porre alla vostra attenzione alcune brevi considerazioni non completamente esaustive, nella speranza di poter generare un'attenta riflessione sulle probabili conseguenze della preannunziata decisione, che sono: il Comune di San Fele risulta tra i territori con il più elevato risparmio pro capite dell'intera regione Basilicata. Lo sportello della banca rappresenta un punto di riferimento non solo in ambito comunale, ma anche per gli abitanti dei comuni limitrofi, già sprovvisti di un punto operativo bancario. L'età media della popolazione residente è molto elevata e risulterebbe pertanto molto difficoltoso raggiungere la filiale di Rionero in Vulture, che è a circa 30 km. Per quanto sopra esposto, vi chiediamo di riconsiderare la vostra decisione e quindi di mantenere lo sportello pienamente operativo, oppure considerare la possibilità di funzionamento part-time dello sportello 2 o 3 giorni a settimana, oppure ancora mantenere quale ultima istanza lo sportello MTA, Bancomat Evoluto, completamente operativo per le operazioni prelievo e versamenti in contante. A supporto di quest'ultima eventualità, qualora non sia possibile nessuna delle prime due, codesto Comune si dichiara fin d'ora disponibile a concedere in comodato d'uso gratuito idonei locali per l'installazione e la gestione di dispositivi Bancomat. Evidenziamo di aver già preventivamente individuato almeno 5 locali che potrebbero avere le caratteristiche necessarie richieste e che sono fin da subito ispezionabili da parte dei vostri tecnici di fiducia,
per le necessarie preventive verifiche. Sicuro che prenderete la migliore decisione che sappia coniugare le esigenze della vostra azienda con quelle dei cittadini, molti dei quali ovviamente i vostri affezionati clienti. Rimaniamo nell'attesa di un graditissimo contatto per lo sviluppo operativo delle proposte avanzate, che considererebbero di continuare ad offrire un servizio fondamentale per l'intera comunità. San Fele, 9 aprile 2024. A questo, circa una settimana fa, un dottor Bonsai, il capo area, ci dice che la problematica è tutta ferma, perché questo riguarda un taglio di chiusura non solo di San Fele ma di molte agenzie, almeno in Basilicata, e che la direzione generale non si è ancora espresso in tal senso. Quindi noi già abbiamo data la disponibilità e abbiamo individuato 5-6 locali da poter mettere a disposizione, però la situazione è ancora tutta ferma a livello di direzione generale per quanto riguarda Banca Intesa. Quando riguarda invece la situazione che dicevamo l'altro giorno di spostare il postmat dell'ufficio postale in altro sito, questa cosa dipende molto da come si chiude Banca Intesa. Se Banca Intesa alla fine non ci dà nessuna possibilità di tenere uno sportello, valuteremo sicuramente con le poste se possiamo spostare in un altro sito quello che adesso è all'ingresso del comune. Sicuramente sarebbe, anche se non sarebbe idoneo, voglio dire, da un punto di vista per i vecchietti arrivare lì, perché l'inverno soprattutto, però sarebbe una soluzione che quantomeno può essere utilizzata H24, quella di metterlo nello spazio dell'attuale centralino. È chiaro che questo va formalizzato, perché poi quella stanza va chiusa, voglio dire, non è più la nostra, però questi sono atti successivi, cioè lo dobbiamo sapere, non è che poi noi vorremmo avere anche quello spazio a disposizione del comune. Quindi per noi non c'è nessuna difficoltà, voglio dire, eventualmente se Intesa San Paolo non ci dà più il bancomat, di mettere anche il postmat, quello della posta, lì. Io vi devo dire la verità, mi sto muovendo e invito tutti quelli che possono farlo, anche individuare altri istituti di credito che vorrebbero eventualmente venire qui e mettere un bancomat evolutivo, se è possibile. La prima difficoltà che tutti i medio-piccoli istituti bancari dicono che quantomeno ci vogliono almeno da 250 a 300 rapporti aziendali, se no non hanno convenienza a mettere un punto che sia il bancomat o qualche altra cosa. Quindi speriamo che non viene meno, ma se viene meno Banca Intesa dobbiamo attrezzarci con altro istituto, se ci riusciamo, e al massimo spostare quello delle poste, anche perché loro ci dicono sempre che ormai la banca è fatta con i telefonini, dando l'autorizzazione anche ad alcuni operatori tabacchini di San Fele la possibilità, e ho visto, se andate nei tabacchini è così, di prelevare direttamente dai tabacchini quelli che hanno dato la possibilità come Banca Intesa agli operatori economici tabacchini di poter anticipare le somme al posto del bancomat, di andare direttamente al tabacchino. Questo è il quadro che c'è, quindi noi non è che ci siamo stati fermi, noi ci siamo attivati subito, già dal 9 aprile, oggi siamo alla fine di luglio, però la motivazione del dottor Bonsai ha detto che è tutto fermo alla direzione generale di Banca Intesa. Grazie Sindaco, prego consigliere Di Giacomo. Carnevale. Allora, per quanto riguarda questa questione di un eventuale accordo con altri istituti di credito, ho dimenticato di dirlo prima, effettivamente l'avevamo richiesto anche noi nella mozione, e poi volevo precisare che la nostra mozione non è un'alternativa, cioè noi chiediamo sia l'installazione del bancomat e sia l'installazione del postamat. Noi dovremmo cercare di fare entrambi, perché
non, uno non toglie l'altro, perché comunque non possiamo isolare, ripeto, totalmente San Fele. Per quanto riguarda la questione di utilizzare il tabacchino come intermediario, vi ricordo che qualche giorno fa non c'era internet, San Fele era totalmente in tilt, perché le persone ovviamente hanno bisogno di liquidità e non possono assolutamente andare a 20 minuti oppure più vicino, non so, Ruvo, se hanno bisogno di soldi. Quindi questa cosa, noi dovremmo cercare di fare entrambe le cose. Solo questo, grazie. Presidente, sì, sì. Prego, vice sindaco Pier. Grazie Presidente. Io mi associo alle preoccupazioni del consigliere Di Giacomo per quanto riguarda, che non è possibile che ci tolgono pure il bancomat, voglio dire, già siamo in una piccola comunità con mille difficoltà, però diciamo questa amministrazione non è stata ferma. Al di là del documento ufficiale che ha letto il sindaco, anche per le vie brevi e in via ufficiosa sono stati contattati i dirigenti della banca, con i quali abbiamo fatto un incontro, io ero presente, per andare un po', diciamo, a stimolare, a chiedere e a verificare se c'era la possibilità di salvare, diciamo, l'istituto della banca. Ha detto no, la banca ve lo potete dimenticare, perché è un'imposizione che viene dall'alto, dalle dirigenti, quindi è una forma di razionalizzazione che stanno facendo su tutto il territorio nazionale. Quindi, diciamo, per quanto riguarda il bancomat, vediamo che cosa possiamo fare. Noi abbiamo spinto tantissimo, quindi le preoccupazioni dal primo momento, già dall'inizio di aprile, quando abbiamo avuto la notizia ufficiale, però le voci già si sentivano prima, nei mesi precedenti, quindi non siamo stati fermi su questo. E niente che dire, il fatto del tabacchino che diceva il sindaco, diciamo, al di là della linea internet, perché pochi giorni fa da alcuni hacker che sono entrati nel sistema informatico si è fermato il mondo, quindi figurati il banco. Ma i tabacchini hanno messo a disposizione nelle attività convenzionate per 6 mesi, sindaco, quindi dopo 6 mesi che facciamo? Siamo punti a capo. L'istituto di credito l'abbiamo stimolato e spinto tantissimo, con i quali abbiamo concordato di fare questa comunicazione. Il sindaco ha detto noi mettiamo dei locali a disposizione, il sindaco e tutti noi, a titolo gratuito per la banca. Voglio fare una precisazione, perché nell'avviso pubblico che è stato fatto, se dei privati volevano mettere a disposizione dei locali, era scritto a titolo gratuito, ma a titolo gratuito era riferito alla banca, le spese e gli oneri se li caricava l'ente, perché qualche cittadino mi chiedeva, scusi, io devo mettere a disposizione il mio locale a titolo gratuito. Ho detto no, è un errore interpretativo probabilmente, è stata formulata, forse doveva essere formulata un po' meglio, però quindi, come diceva prima il sindaco, noi mettiamo a disposizione dei locali a titolo gratuito per la banca, per quanto riguarda il bancomat, quindi la spingiamo avanti tutta, anche se le dirigenti della banca dicono, guarda, la banca è un'azienda privata, quindi non è che decide. Su questo c'è da dire tanto, che poi le banche, io le chiamo la lobby delle banche, quando falliscono deve intervenire lo Stato, quando falliscono, quando devono decidere sono aziende private, quando devono decidere. Vabbè, questo è un altro ragionamento. Per dire che cosa? Che noi non siamo stati fermi, le preoccupazioni che hanno avuto i cittadini e la sensibilità che ha avuto il consigliere Di Giacomo, diciamo, è partecipata da tutti noi, quindi andiamo avanti tutto per quanto riguarda il bancomat. Il postamat era stato prospettato già negli anni passati di fare diciamo un'apertura nel muro del palazzo comunale, dove la piazzetta a sinistra quando entri nel portone del comune, per dare la possibilità anche quando il portone è chiuso di utilizzarlo. Non è stata data l'autorizzazione, o meglio il palazzo comunale ha il vincolo della sovrintendenza, quindi non si possono fare modifiche a livello strutturale, quindi non si può fare il foro, l'apertura nel muro, ma se c'è la possibilità di trovare un'altra soluzione per il postamat, ben venga, perché tanti cittadini lamentano il fatto che
trovano il portone chiuso la domenica perché il giorno feriale è sempre aperto, oppure la sera tardi quando chiude il comune. E si può prospettare, come illustrava il sindaco, di dare la possibilità alle poste di, uno non esclude l'altro, sono d'accordo con Giussi, uno non esclude l'altro, di dare il locale dove c'è il centralino per mettere questo qua. Poi, anche se non è proprio comodissimo, se le poste trovano una locazione diversa, ma questo non lo so, è una decisione tecnica delle poste, ben venga. Quindi siamo favorevoli e siamo propensi a spingere affinché rimane il bancomat e diamo un'accessibilità migliore al postamat. Grazie. Consigliere Carnevale. Una battuta, quindi. No, ma la questione è semplice, purtroppo, utilizzando un gergo atecnico, il tempo è tiranno. Ci abbiamo la scadenza il 12 di ottobre. La nostra idea, infatti, alla pagina 3, nel punto 1.1, che c'era una richiesta in subordine a quella principale. La questione era semplice, cioè utilizzare quel segmento di attività istruttoria che avete fatto, nel caso oggetto di specie l'individuazione dei locali, e avviare una procedura per l'affidamento in concessione di quei locali ad altri istituti bancari, qualora l'accordo con Intesa San Paolo non dovesse andare in porto. Questa era l'idea. La dimostrazione dell'interesse sicuramente è meritoria, però credo che oltre alla dimostrazione di interesse si dovrebbe prendere un impegno per l'avviamento della procedura di affidamento in concessione, perché facendo un calcolo a spanne siamo al 30 di luglio, agosto è per lo più, si arriva a settembre, ci sono i 30 giorni per l'avviso pubblico più o meno, quindi si arriva già a ottobre, si arriva a ridosso di ottobre. Quindi credo che su questo già siamo in ritardo, cioè utilizzare quel segmento di attività istruttoria, quei locali che sono stati individuati, perché la Giunta non fa una presa di posizione su questo, cioè sul fatto di avviare un affidamento in concessione per quanto riguarda il bancomat. Per quanto riguarda il postamat, il vice sindaco Pierri fa riferimento al vincolo della sovrintendenza. Noi con il consigliere Di Giacomo il 15 luglio siamo andati a parlare con l'ufficio tecnico per quanto riguarda questa questione. Cioè, a parte il fatto che il vincolo dato dalla sovrintendenza è un provvedimento amministrativo, quindi è discrezionale, credo ad occhio che qualora ci sia questo vincolo della sovrintendenza sia datato e si può sempre modificare. Ovviamente questo presuppone che ci sia un impulso politico dietro, però qualora voi ne siete in possesso, perché noi, cioè, quel giorno forse non si trovava, però noi non ce l'abbiamo, se ne potete dare copia di questo vincolo della sovrintendenza ve ne saremo grati. Grazie. Grazie consigliere Carnevale. Sperduto. Abbattuto, figlio di sette mestiere, mio padre faceva il non credo che sia però si può sempre modificare, cioè credo che quello che l'abbia fatto lei, i parametri sui quali sia stato fatto il vincolo di diverso, non puoi cambiare sul fondo, cioè non c'è la vera, non c'è l'altro. Forse ho la soluzione, forse battuta. Figlio di sette mestieri, muratore, mio padre.
scusate, Bancomat, vabbè, ci abbiamo tutta la partita da vedere con la banca, eccetera, eccetera. Postamat, scusate, una domanda, un'osservazione molto semplice. All'esterno del palazzo comunale, all'esterno dell'ufficio postale, c'è uno spazio di circa 7-8 metri quadrati, anche di più, che oggi è impraticabile, cioè nemmeno se ci voglio andare io, perché è affosso. Perché non si sistema quello spazio antistante, a Baranno in italiano, e costruire e realizzare il postamat esattamente in quello spazio all'esterno del palazzo comunale. Così risolviamo anche il problema della sovrintendenza. Risolviamo anche il problema della sovrintendenza. Quello è un, tra l'altro andrebbe comunque sistemato, anche se non dovesse essere allocato il postamat, pur per mettere una panchina per aspettare il turno alla posta. Sarebbe, soprattutto quando in giornate belle, no? Quando c'è la neve e pioggia, si potrebbe tranquillamente, non dico parcheggiare le moto, ma sicuramente anche una panchina male non starebbe. Però io penso che si può proprio costruire il box in cemento, per la brigata, chiamatelo come volete, all'esterno del palazzo, in quello spazio di 9 metri quadrati. Semplice considerazione e semplice osservazione. Grazie, consigliere Sperduto. Consigliere Russo, prego. No, questo non confermo. Grazie, grazie Presidente. Partendo dal presupposto che ho a cuore questa, diciamo, questa tematica, quindi credo voterò a favore la mozione, in quanto anche già a marzo, diciamo, nella scorsa consiliatura, sollecitai l'amministrazione e il sindaco a impegnarsi a prendere provvedimenti per evitare questo. Però volevo fare un'altra osservazione. Dico, visto che ora abbiamo questo problema e dobbiamo spostare il postamat piuttosto che il bancomat, perché non trovare un luogo più accessibile a tutti? Perché parliamoci chiaro, nel nostro paese la popolazione credo più del 60% sia oltre 70 anni, quindi raggiungere la casa comunale per molti è quasi un problema. Quindi, visto che c'è questa possibilità, perché non decidere di spostare almeno il postamat e, se si può, anche la banca in un luogo più comodo e accessibile a tutti? Grazie consigliere Russo. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione del punto numero 5, mozione. Sì, la mozione va bene, noi ci impegniamo come maggioranza a interloquire con le poste per, in base all'ordine del giorno che hanno fatto i consiglieri. Alla mozione, chiedo scusa, l'ordine del giorno prevede se è possibile interloquire con le poste, perché noi potremmo dire quello che vogliamo, se le poste poi... Quindi, per quanto riguarda la banca, vi ho reso edotto di com'è la situazione. Mentre per quanto riguarda il postmat dell'ufficio postale, interloquire con la direzione provinciale delle poste, se è possibile, diciamo, metterlo lì dentro. Problema di linee, io questo non lo so, se è un problema tecnico, noi siamo favorevoli a farlo. Poi in altro posto idoneo. Magari anche in altro posto idoneo, come dice il consigliere. Va bene, perché il problema che dice il consigliere Sperduto, quello comunque è un palazzo vincolato, non è che davanti lì ci mettono un box. Cioè, se non ci fanno aprire, che palazzo vincolato? Credo che non è che davanti a un palazzo vincolato ci fanno mettere un box. Appunto, bisogna comunque interloquire, primo passo, interloquire con l'ufficio postale e capire, voglio dire, da un punto di vista tecnico, se loro... che ci dicono, quindi voglio dire, noi, da noi c'è piena... Lo spazio è nostro, vuol dire? Sì, è nostro. Del comune. È nostro. Sì, sì, del comune. Va bene, passiamo alla votazione. Io
stranamente concordo con quanto detto sia dal vice sindaco che dal sindaco. Cioè, dico, possiamo creare pure un tavolo tecnico. Se abbiamo un'unità di intenti sulla questione, possiamo pure convocare il delegato da parte delle Poste e trovare una soluzione tutti insieme, cioè partire insieme sulla questione, credo che sia pure un punto di forza da parte nostra, proprio dal punto di vista contrattuale. Solo questo. Grazie. Perfetto, passiamo alla votazione della mozione. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo. Si allontana un attimo soltanto. Consigliere Bochicchio. Il consigliere Bochicchio comunque si è allontanato. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevole. Vabbè. Punto numero 6, l'interrogazione da parte del consigliere Sperduto Michele su provincializzazione strada San Fele Rapone. Prego, consigliere Sperduto. Io questo penso che me la cavo veramente in due battute, se non altro perché alla maggior parte, pur essendo modificato il consiglio comunale, ma la maggior parte dei consiglieri è una questione ampiamente discussa e dibattuta in questo consiglio. Perché è l'unica mozione che abbiamo presentato io e te, ma hanno avuto fortuna fino ad oggi. La sfortuna ci accompagna tutte e due, voglio dire. Scherzi e battute a parte. C'è una nuova consigliatura, il problema non lo devo raccontare a tutti, avevamo fatto un bel lavoro nel passato, eravamo arrivati quasi addirittura di arrivo, c'era l'ipotesi addirittura di finanziamento, poi per le alchimie della politica, secondo me, è andata come è andata, e anche con precise responsabilità, io non ho mica difficoltà ad individuarle nella presidenza della provincia e dei consiglieri provinciali che a un certo momento ci hanno, diciamo, non so se è la parola giusta, abbandonati da questo punto di vista, quando eravamo già entrati in una scheda di finanziamento. Allora, la domanda è semplice, l'interrogazione è abbastanza semplice. C'è una nuova consigliatura, c'è l'impegno, senza bisogno di votare nessun altro ordine del giorno, facendoci riferimento a quello precedente, la volontà di questo Consiglio, dell'amministrazione, di riprendere questo argomento, di riprenderlo con la forza necessaria, avviando, e sindaco però mi deve, se no dovete completare, avviando le interlocuzioni che si rendono necessarie con la provincia, il presidente della provincia, chi è il nuovo assessore alle infrastrutture, lo chiamo amico, una volta era compagno, facevamo una campagna elettorale, ci chiamavamo compagno, diciamo, Pepe, tra l'altro consulente del ministro delle infrastrutture. Allora io chiedo al sindaco, all'amministrazione, alla maggioranza, io penso che su questo non dovremmo, abbiamo altri mille motivi per dividerci, ma non certamente questo, affinché chiedo al sindaco, all'amministrazione, eccetera, di avviare con come si dice, le interlocuzioni necessarie per riportare questa questione ai tavoli che necessita per provare a portare a casa il risultato. Solo una battuta, non è che devo spiegare sempre, dobbiamo spiegare la importanza della strada, cito solo una cosa, che come si dice, più va avanti i mesi e gli anni e più il fenomeno per certi aspetti si aggrava, che la tecnologia a volte aiuta, ma a volte non aiuta. In questo caso non aiuta. Mi spiego meglio. Oggi con i TomTom, gli aggeggi che ogni autista di pullman ha e di macchine, anche se vedono un cartello grosso quando è una montagna in mezzo alla strada, non seguono il cartello, ma seguono il TomTom. E i TomTom, chiamiamoli come li vogliamo, italiano o in inglese, fanno sì che tutti i pullman, parliamo di pullman, che la macchina, bene o male, diciamo, può sempre arrangarsi e arrivare, lì quelli che vengono dall'Ofantino, cioè per esempio dalla, diciamo, dalla Puglia, seguendo l'Ofantino o dalla Vellinese, arriva al bivio di Rapone, la maggior parte di questi, seguendo il TomTom, li portano per la strada di Rapone.
li portano a Rapone. E spesso è capitato che chiamano da Rapone, sono col pullman a Rapone. Quando me l'ha chiamata a me, modestamente, chiaro, e evidente, gli ho detto, ora prendi il pullman e torni indietro. Perché io, per telefono, ma credo nessuno di noi si azzarderebbe a suggerire a un autista di un pullman che ha un costo pari a centinaia di migliaia di euro di transitare per la San Vele Rapone, con tutti i rischi nessi e connessi, mo ci vuole, abbiamo qua come si dice, un esperto in materia, e allora ci trova, questo e questo sta aggravando questo fenomeno, perché prima non succedeva che seguivano i tom-tom e arrivavano via Rapone. Queste cose che sto dicendo si possono tranquillamente verificare con la comunità di Rapone, che spesso si vedono arrivare i pullman e poi sono costretti a tornare in marcia indietro, salvo qualche sciagurato, che, come si dice, autista, che forse inconsapevole, con tutti i rischi che comporta anche per un dipendente, diciamo, di una società di autolinee, che si infila e si butta per la San Vele Rapone, con tutti i rischi nessi e connessi, perché sappiamo che lì i rischi sono due, uno del mezzo e l'altro, se succede un incidente, non paga nessuno su quella strada. Questo è l'ennesimo della situazione. E poi tutte le altre cose siamo sempre dette, sia per rispondere alle esigenze, che comunque è un'area abitata dalla nostra comunità, ben 30 famiglie ci sono in quella parte, e poi tutto quello che ruota intorno al movimento delle cascate, macchine, eccetera, eccetera. Qui c'è poco da, diciamo, da aggiungere, se non quello di sapere se il sito dell'amministrazione questa cosa la intende riprendere con la forza necessaria. Se è necessario, rifacciamo altri incontri come sono stati fatti negli anni passati a Ceccio o da qualche altra parte, facendo venire gli interlocutori, che sono la provincia e la regione, per far sì che questo problema, diciamo, lo riprendiamo per i capelli e chissà che lo portiamo a soluzione. Grazie. Grazie consigliere Sperduto. Intanto è rientrato il consigliere Bochicchio. Vice sindaco Pierri, prego. Grazie. Allora, come diceva il consigliere Sperduto, abbiamo mille altri motivi per dividerci, non su questo, ci mancherebbe altro. Per chi non conosce un po' la cronistoria del discorso San Vele Rapone, non so, io sono andato in bagno se l'aveva illustrato il consigliere Sperduto, che era già partito, diciamo, un interessamento da parte della regione per quanto riguarda la provincializzazione della San Vele Rapone, che poi si è arenato in provincia, si è arenata la situazione, che addirittura l'allora assessore, buon assessore Donatella Merra, si impegnò con ANAS, abbiamo fatto un sopralluogo con ANAS per far fare sia la progettazione e sia i lavori con ANAS. Poi l'assessore si è dimesso, poi è cambiato il governo regionale, quindi sicuramente va ripreso questo ragionamento della San Vele Rapone, al di là dei pullman che vengono alle cascate, che è anche importantissimo, al di là dei pullman, dei costi dei pullman di centinaia di migliaia di euro, ma delle persone che ci viaggiano con il pullman. La sicurezza delle persone è la prima cosa, è alla base di tutto. Che ci viaggiano con i pullman e che transitano e che utilizzano questa arteria importante tutti i giorni, che è un collegamento con un paese confinante con Rapone e non solo. Con l'apertura della strada, della superstrada che si prenderà a Rapone, che ti puoi collegare con Potenza, con Lofandina, con Muro Lucano, con Bellamuro, tutto quanto, mi sfugge il nome di quella strada, la strada che hanno aperto a Rapone, che ti colleghi con Bellamuro, Potenza. L'Anerico Muro Lucano, esatto, non mi veniva, l'Anerico Muro Lucano, quindi diventa anche arteria importante la San Vele Rapone. Quindi figurati, consigliere Esperto, su questo sfondo una porta aperta. La provincia ha fatto, io non andrei direttamente nel nuovo assessore, nell'assessorato, contatterei la regione in prima battuta. La provincia ha fatto di tutto per, diciamo, non toglierci il finanziamento, ma bensì trovare delle scusanti e delle situazioni per deviare il finanziamento, perché con gli FSC, con i fondi sviluppo e coesione, nella
programmazione che era stata fatta, la programmazione è vero che viene fatta dalla provincia, ma da che tempo in tempo la programmazione delle strade provinciali viene anche un po' segnalata un po' dal Dipartimento Infrastrutture della Regione, non ci prendiamo in giro. Quindi, siccome sono due fazioni politiche avverse, il presidente della provincia è un 5 Stelle, il presidente della regione e l'allora assessore era di centrodestra, quindi i dispettucci politici che si fanno pagano le conseguenze le comunità. Lo dobbiamo dire chiaro questo, perché io ho seguito la vicenda, insieme al consigliere Sperduta, al sindaco e tutti quanti noi abbiamo seguito la vicenda. L'assessore Merra ce l'ha messo tutta per mettere nella programmazione 2 milioni di euro per la San Vele Rapone. Quando poi i consiglieri provinciali, l'attuale presidente della provincia, la presidente della provincia dice no, i fondi di sviluppo e coesione vanno sulle strade provinciali, però era anche definito che la strada, al fine della provincializzazione della strada, venivano assegnati quei fondi. E quindi ci furono dei battibecchi tra la provincia e la regione, dei battibecchi anche di competenza, addirittura sono state minacciate delle denunce da parte del presidente della provincia, l'assessore Merra, perché insisteva per la San Vele Rapone. Dice, voi non potete decidere al posto della provincia. Comunque, diciamo, ci sono state una serie di problematiche. Poi, scartata questa ipotesi della provincia con i fondi FSC, c'erano altri fondi disponibili della regione che diciamo che hanno fondi ministeriali che vengono assegnati all'ANAS, e poi si interviene anche su segnalazione del Dipartimento Infrastrutture della Regione, e quindi diciamo impegnò l'ANAS, l'allora assessore Merra, impegnò l'ANAS, di cui abbiamo fatto dei sopralluoghi, siamo andati anche con il sindaco, abbiamo fatto dei sopralluoghi e l'ANAS aveva preso impegno, poi diciamo la politica è stata, diciamo, è cambiato il governo regionale, si è dimessa l'assessore ed è rimasto un po' lettera morta. Quindi bisogna riprendere il discorso della San Vele Rapone, andare dal nuovo assessore, dall'assessore Pepe per vedere che cosa. Quindi da parte nostra credo che non c'è nessun problema per riprendere il ragionamento di affinché la San Vele Rapone venga fatta una sistemazione, venga provincializzata, se c'è la possibilità di provincializzarla. Altrimenti, se ci danno delle risorse per la sistemazione della San Vele Rapone, i comuni, diciamo, ognuno per il territorio di competenza, se la carichi il comune, perché quella è una vecchia strada che ha fatto l'ente irrigazione, quindi è una strada di nessuno, è figlio di nessuno. L'ente irrigazione adesso non esiste più, l'ente irrigazione, o meglio, è un ente che se l'ha assorbita la regione, non c'è più l'ente irrigazione, quindi è una strada figlia di nessuno. E come diceva il consigliere Sperduti, se succede qualche incidente, là ci sono anche problematiche, chi paga? Quindi anche saremo anche disposti come ente, Comune di San Vele, per il territorio di appartenenza, e anche Rapone, io ho parlato anche col sindaco di Rapone, con Felicetta Lorenzo, a caricarci di prendere in carico la strada. Ovviamente è chiaro, ci vogliono le risorse per la sistemazione e tutto qua. Quindi la provincia, se diciamo vuole gli amici della provincia, i nostri amici della provincia, perché più amici tuoi stavolta, della provincia, non è che ci hanno diciamo dato una mano e supportato nella maniera più assoluta. Vabbè, questo è un altro fatto, quindi credo che da parte nostra non c'è nessun problema a portare avanti la situazione San Vele Rapone, poi o provincializzazione o non, da parte nostra non ci sono problemi. Grazie. Grazie Vice Sindaco Pierri. Consigliere Russo. Ah, chiedo scusa. Consigliere Russo. Grazie Presidente, no, visto che si parla di provincia, strada provinciale, una provincializzazione della San Vele Rapone, volevo mettere all'attenzione anche un'altra strada già provinciale, che la San Vele Bella, tratto della 381 che da San Vele collega Bella. Noi scrivemmo prima il sindaco, credo a maggio, giugno, comunque nel 2023, poi scrissi lo di addirittura, perché c'è un tratto di strada dove i pullman a malapena riescono a passare, e credo che passando il pullman della Fiat da Bella
passando anche pullman turistici, sia l'unico modo di collegamento tra i due paesi, perché trovatemi voi una strada alternativa per andare a Bella, considerando la strada che diciamo da Fondone, vabbè, impraticabile per i pullman. Noi non siamo stati degnati di una sola risposta dal presidente Giordano. Quindi non lo so, sindaco, se vogliamo tutti insieme, per l'amor di Dio, chi più conosce, quando si tratta di risolvere un problema che fa bene alla nostra comunità, credo che i colori politici non debbano esserci. Se vogliamo farci carico tutti insieme, magari un po' più, un risultato più positivo e più facile da raggiungere. Grazie. Grazie consigliere Russo. Consigliere Di Giacomo, prego. Da premettere che siamo assolutamente d'accordo per quanto riguarda quindi l'interrogazione fatta dal consigliere Sperduto, quindi di sollecitare nuovamente il presidente della provincia per quanto riguarda la questione della provincializzazione della strada di San Fele Rapone e anche mettere all'attenzione San Fele Bella. Per quanto riguarda quello che è successo in passato, senza entrare molto nel merito, non essendo, siccome non ero comunque in consiglio, però diciamo, quando parliamo di amici, Movimento 5 Stelle e PD, un attimino mi sento un po' chiamata in causa. Si trattava di fondi CIPES, quindi fondi che servivano per manutenzioni di strade già provinciali. Quindi anche, diciamo, il fatto che l'assessore Merra ha inserito nella sua scheda quella strada non vuol dire che poi necessariamente doveva essere fatto questo, perché andare a iniziare un processo di provincializzazione con dei fondi straordinari che erano soltanto per strade già provinciali e soprattutto togliere dei fondi anche magari a strade che sono state fatte, perché se non mi sbaglio sono rientrate, qualche strada di Cecci comunque è rientrata per la manutenzione, voleva dire anche togliere a questo punto al territorio di San Fele anche una parte delle strade di Cecci. Probabilmente è stato fatto anche un ragionamento di questo genere. Non è così. Però quelli sono. E vabbè, però comunque non è che possiamo dare solo e soltanto a un territorio, anche se sono due. Cioè là c'era un processo di provincializzazione che richiede tempo, non è che si può fare da un momento all'altro. E comunque, cioè, se doveva essere un abuso... Vabbè, comunque, quello che io so che è una questione che non è che non si è voluto fare, perché qui siamo tutti amici, ma quando si bisogna fare un po' degli abusi non è che bisogna vedere il colore politico, non siamo abituati a fare questo, penso né 5 Stelle né tantomeno il PD. Comunque, questo volevo soltanto precisare. Grazie. Grazie consigliere Di Giacomo. Scusa presidente. No, ti invito soltanto a chiedere agli ex consiglieri Stia e Bilotta, visto che siete in rapporti con Stia, che come sono andate le cose? Non si è voluto fare, la provincia ha voluto fare il dispetto al centrodestra di Basilicata, non si è voluto fare. Ho sentito con le mie orecchie il vicepresidente Pappalardo dire che io non faccio nessun non metto in bella vista l'assessore Merro o la regione Basilicata, e a pagare le conseguenze è una comunità. L'ho sentito con le mie orecchie, non si è voluto fare. Il presidente Cristian Giordano l'ho votato, pure io l'ho votato, quindi non è che mi sento anche toccato, quindi voglio dire, siamo stati un'appartenenza di centrosinistra ultra trentennale, li abbiamo sempre votati e sostenuti, e anche al presidente Cristian Giordano hanno voluto fare il dispetto politico al centrodestra di Basilicata, ma l'hanno fatto a noi il dispetto. E Bilotta e Vincenzo Stia lo sanno bene questo. Grazie. Grazie scusate. Consigliere Pierri. La replica del consigliere Sperduto, dopodiché passiamo all'altro punto all'ordine. Diciamo, soddisfatto della volontà unanime di riprendere la questione e provare a raggiungere un risultato che per diverse ragioni, ma chi l'ha vissuto direttamente,
credo anch'io, insieme a altri, sa bene come è successo e probabilmente non serve più di tanto oggi una discussione alla ricerca delle cose. Anche perché è passato usante, passata la festa, dicevo proverbio santo, passato l'usante, passata la festa, diciamo. Ecco, ora vediamo in positivo tutti, io quello che chiedo al sindaco della Magdalena, che domani mattina, dopodomani, appena, come si dice, tempo, alla luce di questa discussione, faccia partire una missiva indirizzata al mezzo mondo, comprensiva anche di quella criticità che faceva riferimento, perché è giusto, perché in effetti quel tratto, la strada San Velo è bella, sembra buona tutta la strada, però c'è lì, veramente si rischia di, inserendo anche quella, diciamo, come emergenza assoluta, e che dalla missiva che racchiude la discussione di oggi, poi ci siano degli atti conseguenziali che si possono organizzare nei modi e nelle forme, sia per l'interlocuzione di ognuno di noi, da riprendere con i singoli e con le proprie forze politiche di appartenenza, affinché l'errore che è stato fatto, io lo chiamo errore, e mi fermo qua, non abbia più a ripetersi, e chissà che con la determinazione che a volte ci caratterizza anche da posizioni diverse, noi riusciamo a portare a casa oggi il risultato che non siamo riusciti a fare diciamo, nel passato. Quindi invito il sindaco quando prima a aprire le danze attraverso la prima una missiva e poi vediamo come organizzare le cose andando avanti. Perfetto, sindaco. Volevo solo dire, noi faremo di tutto, anche se non abbiamo mai interrotto queste interlocuzioni sia a livello provinciale che regionale, però dobbiamo dirci la verità, i fondi sono stati programmati. Voglio dire, non è che usciamo, facciamo un incontro con l'assessore, col presidente, ci sono fondi a disposizione. Come hai detto tu, passato usando, passata la festa, i fondi purtroppo sono stati già programmati. L'unica cosa può essere quella famosa delibera che portò alle dimissioni all'assessore Merra di riprogrammare quei fondi tramite l'ANAS, però la provincia si deve capire, consigliere Di Giacomo, non è vero che non è stato fatto, ci sono altri esempi in Basilicata, io ero consigliere provinciale, in altre realtà c'era una strada, la Saurina e tante altre, dove non era una strada provinciale e sono state fatte e poi sono passate alla provincia. Quindi gli esempi, noi non eravamo i primi da dare esempi, noi eravamo, diciamo, in linea con altri esempi fatti. Purtroppo la politica ha deciso diversamente. E secondo me il problema è che ne pagherà un intero territorio, perché non avere quella strada provincializzata significa non avere il giusto sviluppo per le cascate, poi la colpa è sempre del sindaco di turno, perché le cascate non arrivano i pullman, perché questo, perché quest'altro, l'incastro, tutto fa brodo, tutto, ogni goccia, voglio dire, è importante. Però al di là di questo noi dobbiamo continuare, non ci dobbiamo arrendere, però dobbiamo capire che la programmazione è stata fatta. Speriamo che con la prossima programmazione di inserirci ed avere la giusta valutazione che va fatta a un territorio, perché non avere quella strada significa non avere lo sviluppo che tutti vogliamo avere, che tutti dicono che il paese si spopola, poi quando dobbiamo fare qualcosa, perché la devo fare io, ma la norma, la quella con l'altra, quello che sta male è questo. Quindi non è che noi eravamo gli unici, ci sono stati degli esempi votati da tutti all'unanimità, e che la politica non ha fatto la politica, ha fatto qualche altra cosa contro un territorio, io lo dico così, lo dico veramente, perché al tavolo delle trattative, quello di dire alla Presidente della Provincia, all'Assessore, che i due sindaci, San Fede e Rapone, e sono scritte le cose, l'importante è farla, poi ce la vediamo noi, non è che ce la inventiamo oggi, è già stato verbalizzato, quindi oramai. Purtroppo è come dire che non si è voluto, quantomeno, o quantomeno non si è voluto fare in modo che questo territorio aveva il suo giusto diciamo, valore che doveva avere. Ognuno, poi ci lamentiamo perché il centro-destra vince, perché si spopola, qualche motivo ci sarà. Grazie sindaco, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno,
Un ordine del giorno del consigliere Sperduto Michele sull'autonomia differenziata. Prego, consigliere Sperduto. Su questo punto c'è anche la volontà unanime del gruppo, l'altro gruppo di minoranza. Non so se lo devo leggere. Sappiamo tutti, diciamo, appunto di che parliamo. 26 giugno 2024 il Parlamento ha approvato la legge sulla autonomia differenziata. Io faccio solo riferimento, evito anche di dire, diciamo, quali sono gli effetti. Mi limito a dire, se volete lo leggo tutto, non ho problema. Se è necessario, anche per chi ci ascolta, non lo so se forse sarebbe, non lo so. Può leggerlo tutto. È opportuno. No, c'è un altro per chi ci ascolta a casa. Allora lo leggo, okay. Così diciamo. Chiedo scusa, si allontana il consigliere De Carlo. Prego, consigliere Sperduto. Ordine del giorno, il Consiglio Comunale, vista la legge 26 giugno 24, numero 86, recante disposizione per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, considerato che il Parlamento a maggioranza ha approvato una legge che incide direttamente sulle previsioni costituzionali al di fuori dei procedimenti di revisione costituzionale e, per l'ampiezza delle funzioni esercitate dallo Stato, trasferibili a singole regioni, in contrasto con i principi costituzionali di solidarietà, eguaglianza e le garanzie di sussidiarietà e perequazione. Che tale legge finirà per accentuare i divari e creare nuove diseguaglianze in un paese già segnato da profonde disparità territoriali, bisognoso invece di ricuciture e coesione. Che tale legge non garantisce il rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, poiché deresponsabilizza le regioni, avvantaggiando solo alcuni territori, quelli più ricchi, che avranno più ingenti risorse fiscali proprie, sottratte agli introiti dello Stato, da usare per integrare il finanziamento standard delle funzioni aggiuntive, per coprire inefficienze o garantire nuove prestazioni senza affidarsi allo sforzo fiscale. Che i diritti civili e sociali fondamentali, per soddisfare i quali devono ancora essere fissati livelli essenziali delle prestazioni, non sarebbero garantiti nel tempo per la voluta indeterminatezza dei contenuti della legge 26 giugno 24 numero 86. Che tale legge espropria il Parlamento e le sue prerogative e rafforza il neocentralismo regionale contro l'autonomia locale, assegnando ai Presidenti delle Regioni un potere pressoché illimitato. Ritenuto che sia inaccettabile un arretramento di diritti universali sanciti dalla Costituzione, di presidi fondamentali per l'identità culturale nazionale e di funzioni statali che garantiscono l'unità del Paese e che devono invece essere preservate il Servizio Sanitario Nazionale, la scuola e l'istruzione a tutti i livelli, il lavoro e la previdenza, le infrastrutture materiali e immateriali di rilievo nazionale e di valenza strategica, la sicurezza energetica del Paese. Attese che solo l'attuazione della riforma nelle tre regioni hanno da tempo invocato l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116,3 della Costituzione, secondo le due previsioni effettuate porterebbero a una decurtazione di 190 miliardi dell'introito complessivo statale che assomma complessivamente a 750 miliardi, già pari dunque al 25,3%. Preso atto che non sono state ascoltate le critiche delle rappresentanze sociali di tante forze della cittadinanza attiva e della cultura, quelle dei comuni e delle province espresse nelle mobilitazioni spontanee molto partecipate, indetta dagli amministratori locali, quelle che motivano la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare promossa per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, impegna il Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno se viene approvato, il Sindaco e la Giunta Municipale, 1. A sollecitare il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e l'intero Consiglio Regionale della Basilicata, perché ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e a norma della legge 352-70, il Consiglio Regionale della Basilicata delibera la richiesta di referendum abrogativo della legge 26 giugno 2024, numero 86, come hanno già fatto altre regioni. 2.
a difendere l'autonomia locale e a promuovere ed aderire ad ogni iniziativa utile a contrastare una riforma sbagliata e pericolosa. 3. A sollecitare il governo nazionale a procedere alla definizione dei LEP e degli altri strumenti perequativi e di eliminazione delle attuali diseguaglianze, come già previsto dalla Costituzione e dalla legislazione vigente, a partire dai criteri per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Invia il presente ordine del giorno al Presidente della Regione Basilicata, al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, alle rappresentanze parlamentari e regionali, agli altri comuni della provincia, alle principali rappresentanze sociali e associazioni che esprimono la cittadinanza attiva e a tutti gli organi di informazione. Presidente, questo è il testo. Io vorrei solo ricordare a questo Consiglio che il Consiglio Comunale precedente, cioè della consigliatura precedente, all'unanimità, solo con un voto di astensione, ha votato, quando ancora non c'era legge, ha votato contro la riforma dell'autonomia differenziata. Cioè il Consiglio Comunale, all'unanimità, salvo una astensione del consigliere Russo, dico bene, all'unanimità votò contro, per cui credo che la discussione l'abbiamo ampiamente, io l'ho avuto questa possibilità, questa fortuna di essere anche nella consigliatura precedente, l'abbiamo ampiamente anche discussa. Credo che ormai è sotto gli occhi di tutti quello che sta avvenendo nel paese con la firma, diciamo, con la volontà di indire un referendum, raccogliere 500.000 firme, oppure che 5 consigli regionali, perché sappiamo tutti che un referendum si indice o con 500.000 firme dei cittadini o con la deliberazione di 5 consigli regionali in tutta su 20, per capirci, per cui quasi sicuramente al referendum si andrà. Questo è un modo per dire a tutte le autonomie locali, perché saranno quelle che pagheranno il prezzo maggiore di tutto, perché meno risorse, maggiore differenziazione eccetera, significa che poi una pubblica amministrazione non poter garantire, diciamo, adeguati servizi e avere un'Italia a due velocità, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Grazie consigliere Sperduto. Prego sindaco. Grazie presidente. Io ad onore del vero, la delibera numero 52 del 13 ottobre, dove noi votammo a favore alla nota inviata dall'ANCI che ci invitava a dare, diciamo, a non arrivare all'approvazione di questa legge che poi è stata approvata poco tempo fa. Io, per quanto mi riguarda, come maggioranza, voglio dire, per me c'è un voto secondo, tra virgolette, secondo coscienza, ognuno come ritiene di votare voto, però sarei anche favorevole a votare, se mi consente il consigliere Sperduto, perché nell'impegno che fa, diciamo, siamo un po' troppo, va bene a sollecitare il governo nazionale a procedere alla definizione dei LEP, perché è la prima cosa essenziale, se ci sono i LEP poi ognuno, per quanto riguarda la riforma sbagliata e pericolosa, noi siamo tutti costituzionalisti, io non sono un costituzionalista, non sono, voglio dire, siamo tutti allenatori, siamo tutti cose, io questa cosa qui, per quanto mi riguarda, la toglierei, cioè sollecitiamo il presidente Bardi, visto alla delibera, facciamo riferimento alla delibera fatta ad ottobre, però il punto 2, a difendere l'autonomia locale, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Noi dobbiamo essere più concreti, a sollecitare il governo nazionale a procedere alla definizione dei LEP. Questa mi sembra la cosa più importante che, diciamo, una comunità deve sapere, perché se non ci sono diciamo, la definizione dei LEP, gli strumenti perequativi, non si sa di che fine si fa. Quindi le comunità o sanno dall'inizio qual è la definizione degli strumenti perequativi, oppure voglio dire che difendiamo l'autonomia locale, questo lo diciamo da tanto tempo, quando sono state tolte o trasformate le province a torto, secondo me, dove hanno tolto il potere decisionale ai cittadini, ma ci si mette d'accordo due persone, tre persone decidono le sorti di un ente e nessuno è intervenuto. Allora quindi io ripeto, come abbiamo fatto l'altra volta, al di là che c'è un voto secondo coscienza, ognuno fa come vuole,
va bene di sollecitare il Presidente Bardi, di sollecitare al Governo, quindi per il tramite del Presidente Bardi, perché il 2 di agosto c'è la votazione in Consiglio regionale, se aderire a, o non aderire alla, diciamo, alle uniche 5 regioni di centrosinistra che sono rimaste, che votano in Consiglio regionale per fare il referendum, al di là delle firme che, voglio dire, tutti i sindacati, i partiti politici stanno raccogliendo anche telematicamente per arrivare alla 500.000 firme, ma i 5 consigli regionali, diciamo, del centro-sinistra, che sono gli unici che tra l'altro sono del centro-sinistra in Italia, per fare un'unica delibera per quanto riguarda diciamo, a costituirsi presso la Corte Costituzionale. Quindi per me va bene, visto che l'abbiamo votata a ottobre, però con questo appunto qui, se il consigliere è d'accordo, cioè togliere proprio solo il punto 2, l'altro no, non mi sono spiegato. Prego. Il punto 1 va bene, il punto 3 va bene, ma il punto 2 quando mi riguarda? Il microfono. Credo che togliere il punto 2 non è tanto, perché se lo leggiamo, non so se lo avete davanti, il punto 2 dice a difendere l'autonomia locale, a promuovere e aderire ad ogni iniziativa utile a contrastare una riforma sbagliata. Siccome noi siamo il Consiglio Comunale, io consigliere che voto a favore, diciamo, di questo ordine del giorno, io domani non posso fare niente, io. Qui è semplicemente impegni il sindaco e la giunta per dire che tutto quello che succede nei prossimi giorni, solo il sindaco e la giunta possono fare qualche intervento. Cioè non lo posso fare io come consigliere. Cioè il consiglio delega il sindaco, e la giunta di stare attenti a tutto quello che succede e fare tutto quello che sarà necessario per evitare questo. Non hanno nessun potere. È un fatto più procedurale, che non di sostanza. Scusa, il sindaco e la giunta. Se noi lo togliamo, significa che, scusa, al di là della volontà politica, non hanno nessun potere, possono firmare la petizione, ma non hanno nessun potere decisionale. Non è che sono consiglieri regionali che devono votare o non votare per quanto riguarda la cosa. Io non è che sono a favore della, io dico che dire tutto e non dire niente, a difendere l'autonomia locale, promuovere, aderire, queste sono cose che si dicono da 50 anni. Sollecitare il governo a fare i LEP e dire alla Presidente della Regione, costituisciti, questo se, voglio dire. Se lo intende qui, si pensi, può essere da, se ce l'abbiamo da, possiamo anche togliere a difendere l'autonomia, però a promuovere e ad aderire, questo sì però. Cioè io perché sono consiglio, io ti voglio dire a te. Una volta io non dico che, ma tu delega a me che cosa? Che devo fare io praticamente? C'è da fare. Ma la delibera di consiglio la facciamo tutta assieme. Ma se c'è un incontro domani in regione, mica vado io. Ma io ho un voto come ce l'hai tu, non è che io il mio voto vale di più del tuo voto. Quindi la delibera è unica. Noi votiamo a tutti assieme, o chi vuole votare favorevolmente. Perché la delibera di consiglio è unica, non è che il mio voto vale più del tuo o più di un altro. Siccome io percepisco la volontà, sembra unanime, diciamo. No, ma io sono d'accordo. Perfetto, allora però, non è che una parola ci dobbiamo... Non ha senso. Se c'è un problema, diciamo, che è troppo, non so, chissà, difende l'autonomia, che è un concetto, allora possiamo... Questo per me può anche essere superato, però a promuovere, chi deve fare domani l'iniziativa? Ma è la sindaca e la giunta, non lo posso fare, io sono un consigliere. A promuovere che cosa? Il consiglio, delega a voi. Ma non è una cosa di competenza del sindaco? Vabbè, il mio pensiero l'ho detto. Come si dice? Impegnare a riflettere. Se c'è un problema, leggi attentamente, a difendere l'autonomia locale. Se questo che crea, per me si potrebbe anche togliere, solo queste tre parole. Però, punto 2, impegni il sindaco a promuovere e ad ogni iniziativa, qualunque, ne so che c'è da fare nelle prossime settimane, però io ti impegno a te a promuovere, a fare. Poi quello che farai, che ne so io che farai. Ma siccome non è di competenze del consiglio, del sindaco, non è di competenze della giunta.
Lanci come canarino dei sindaci. Sì, ho capito, andare, ma qui ci vogliono andare. Le delibere dei consigli. Mi scusi, questa non è di competenza del consiglio, del sindaco, questa è più di competenza del consiglio. Quindi io non mi posso impegnare su una cosa che non è di mia competenza. Voglio dire, il consiglio, il presidente, i consiglieri, quando vale il voto o l'interlocuzione che fa il sindaco, è la stessa che fa un consigliere comunale, che fa il consiglio. Allora, ben venga la votazione del consiglio, per quanto mi riguarda, come sindaco, però dire autonomia locale, voglio dire, si dice tutto e non dice niente. L'autonomia locale è stata molte volte calpestata, 100.000 volte calpestata. Voglio dire, l'autonomia locale, si riuniscono in poche, però per carità, il mio pensiero l'ho detto, va bene il primo punto e va bene il terzo, visto che abbiamo anche votato a ottobre la stessa delibera, in considerazione facendo nostro tutta la problematica espressa dall'ANCI, l'abbiamo fatta una delibera, quindi voglio dire, però dire questo significa non dire niente. Voglio dire, qual è la necessità di inserire per forza questo, secondo te? Consigliere Carnevale, poi Pierri. A me tre secondi. Ma mo non voglio fare l'esegesi di quello che ha scritto il consigliere Sperduto, però credo che il secondo punto sia strettamente collegato agli altri due, perché quando c'è scritto impegna il sindaco e la giunta municipale a sollecitare il presidente della regione, punto 1, punto 3 a sollecitare il governo, nel punto 2 secondo me, correggimi se sbaglio, è più che altro un impegno politico. Credo che sia così. Credo che sia un impegno politico, cioè sia subordinato a entrambi gli altri due punti. Cioè, quando si dice impegna il sindaco e la giunta a sollecitare il presidente della regione Vito Bardi a rendere consiglio, punto 3, a sollecitare il governo nazionale a procedere alla definizione dei LEP, quello là è un'attività politica. Cioè, non voglio entrare nell'intenzione del consigliere Sperduto, però credo che sia così. È un finto problema essenzialmente. Grazie consigliere Carnevale. Vice sindaco Pierri. Volevo soltanto aggiungere quello che diceva il sindaco, probabilmente è un po' non un equivoco, però si può anche chiarire se, come dice il consigliere Sperduto, che il consiglio demanda qualsiasi utile iniziativa alla giunta, qualsiasi utile iniziativa senza... Ma più che alla giunta, al consiglio stesso. Al consiglio stesso. Agli organi. Vabbè, ma tu sei un organo, c'è l'organo politico che vota. Poi metti il sindaco, la giunta, il consiglio, si impegna a qualsiasi utile iniziativa, anche per essere avere un minimo di conseguenzialità con l'atto che abbiamo votato a ottobre. Anche se io ero assente, però voglio dire, sono d'accordo con questo atto deliberativo, che questa proposta che è stata fatta all'epoca, ministro Calderoli. Aggiungi pure il consiglio comunale. Il consiglio decide il sindaco. Aggiungere il consiglio oltre al sindaco e giunto. Sì. Cioè il consiglio si impegna. Siamo tutti impegnati, quello che dire. Però credo che sia la soluzione migliore, quella più, più, che impegna, più logica. Coinvolge, più esattamente. Coinvolge. No, quindi, nell'attività. Anziché scrivere impegni, scrivere coinvolge. Tutti quanti. Secondo me. E capite? Michele. No, ma il problema non è sulla difesa dell'autonomia. L'autonomia locale l'ha tolta, però. Ad aderire a promuovere, ad aderire ogni iniziativa utile a contrastare, vabbè, ma difendere l'autonomia locale, questa qui, secondo me, va proprio tolta. Sì, ma è... Difendere l'autonomia, le autonomie locali, mi pare.
Giusto. Prego, prego, consigliere Russo. Grazie Presidente, grazie consigliere Sperduto che ha ricordato la mia astensione nel Consiglio Comunale dell'ottobre scorso. Mi astenni in quanto presenziavo la seduta del Consiglio Comunale, quindi per senso di responsabilità politica e istituzionale non ho espresso il mio parere, però uscì con un comunicato il giorno successivo anche a mezzo stampa dove mostravo il mio totale assenso all'autonomia differenziata. Allora, signori, bisogna ricordare qualcosa. Bisogna ricordare che il meccanismo dell'attribuzione di maggiore autonomia alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta esiste dal 2001 ed è regolato da una norma costituzionale, l'articolo 116. Il DDL, dunque, dopo oltre 20 anni dall'introduzione dell'autonomia differenziata in Costituzione, dà piena attuazione al dettato costituzionale, in particolare alla nota riforma del V. Occorre ricordare che la riforma in questione è stata realizzata dal governo Amato e che gli esecutivi che si sono avvicendati dal 2001 ad oggi non l'hanno mai attuata. Con Giorgia Meloni al governo si sta finalmente concretizzando questo storico risultato. Peraltro si sottolinea che diverse regioni hanno intrapreso nel corso di questo ventennio iniziative volte ad attuare il decentramento amministrativo. Non solo Lombardia e Veneto, ma anche Emilia-Romagna e Lazio, che quando hanno chiesto l'avvio della procedura erano amministrate dallo stesso centro-sinistra che oggi critica l'autonomia. Questo credo che andava detto e soprattutto ricordato. Grazie consigliere Russo. Consigliere Carnevale. Consigliere Russo, ma lei non ha specificato come funziona l'autonomia differenziata, cioè c'è l'articolo 116 iniziale nel 2001, grazie a Giorgio Meloni siamo arrivati a questo, se pure in altra sede, perché così sono soltanto degli slogan elettorali, non c'è nulla di più. Ma assolutamente, se lei avesse solo seguito i consigli comunali precedenti dove si è parlato di autonomia differenziata, c'è anche un articolo di giornale che in diretta te lo mando, dove è tutto spiegato come viene attuata e tutti... Sono degli articoli della Costituzione, più dell'articolo di giornale. Comunque, per quanto riguarda la modifica, possiamo fare il punto della situazione sulla modifica, perché non... Sì. Quindi la proposta del sindaco. No, io dico che si impegni l'intero consiglio, il sindaco, l'intero consiglio, più che si impegna, come avete detto voi, e togliere qui appunto a difendere l'autonomia, questo si toglie, a promuovere, aderire. Però a promuovere ad aderire ad ogni iniziativa va bene. Sì. Quindi soltanto la prima. Le prime quattro ore. Quindi il consiglio. Dobbiamo dire, vista la delibera fatta a ottobre, diciamo, dove prendiamo il consiglio. Togliere 3-4 parole e in più l'intervento mio, vista la delibera che abbiamo fatto, votata con una sola astensione a ottobre, siamo in linea con quella delibera. E la motivazione. Quindi la modifica, sì, quindi diciamo che sull'ordine del giorno presentato dal consigliere Sperduto, la modifica è al punto numero 2, eliminando a difendere l'autonomia locale, ma lasciando quindi a promuovere e ad aderire. Sì. Ad aderire ad ogni iniziativa utile a contrastare una riforma sbagliata e pericolosa. Perfetto. Quindi ci siamo. Sì. Va bene, quindi eliminiamo questo. Va bene, quindi possiamo procedere. Sì, prego, consigliere Di Giacomo. No, più che altro volevo intervenire un po' nel merito di questa legge. Vabbè, ovviamente è una legge che ad oggetto già il nome, autonomia differenziata, che creerà molte differenze.
puramente procedurale per attuare la riforma del titolo quinto della nostra Costituzione. È composta da 11 articoli e mira a disciplinare quello che è il terzo comma dell'articolo 116 della nostra Costituzione e non fa altro che mirare a delineare le intese tra Stato e Regioni che chiedono l'autonomia differenziata su ben 23 materie che attualmente sono di legislazione concorrente. Si tratta di una legge che mira a sottrarre risorse economiche da quello che è il progetto dello Stato a beneficio di poche regioni. Il tutto viene fatto ovviamente a discapito di quelle regioni che già sono altamente svantaggiate, come appunto le regioni del Sud. Si tratta di una legge che mira totalmente a spogliare quella che è la funzione legislativa del Parlamento, in quanto il tutto verrà ovviamente fatto sulla base di una richiesta fatta dal Presidente della Regione, diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri, e da lì si inizia una trattativa per far sì che una delle 23 regioni, delle 23 materie o tutte 23, diventi di legislazione esclusiva di quella singola regione. Un accordo che si può raggiungere come non si può raggiungere, in quanto è un accordo che dipende dalla simpatia, antipatia tra i due presidenti e anche dal colore politico. Una legge che, come ben sappiamo, il nostro presidente Bardi ha detto sì, in barba anche a quelle che sono le discussioni che precedentemente erano state in Consiglio regionale, e quindi avremo un'Italia totalmente spaccata. 21 regioni, 21 differenti regolamenti, dove noi avremo la peggio, perché l'Italia è il paese dove c'è il più alto divario tra nord e sud. Qualche giorno fa vedevo un'edizione del TG3 Basilicata e è stato fotografato proprio quello che è stata fotografata quella che è la situazione attualmente in Basilicata, con tre notizie una dietro all'altra. È stato detto che la Basilicata è la regione dove ha il più elevato tasso di mortalità delle donne per carcinoma al seno, dove 3 su 10 si reca fuori dalla Basilicata, tendenzialmente in regioni del nord, per curarsi. Stellantis sta chiudendo. In questo mese si è lavorato forse 5 giorni su 30, gli altri a riposo. Oggi può essere che è stato prorogato il patto di solidarietà. E l'università, terz'ultima, l'Unibas in Italia. E noi, di fronte a questa crisi totale, spopolamento, crisi idrica, crisi economica, pensiamo bene di isolarci e pensiamo che con le sole nostre risorse riusciremo a sostenere tutte le spese. Dicono che abbiamo il petrolio. Il petrolio in un mondo che va verso la decarbonizzazione, in un mondo che va verso l'ibrido e dove il petrolio incide sul bilancio della regione Basilicata solo il 5%. Quindi noi con questo 5% pensiamo di dover coprire tutte le spese. Quello che rammarica di più è che si pensa di dover giocare una partita a calcio, di indossare le magliette, scendiamo in campo e giochiamo. Non è una partita equa. Si parte da una serie D, che è il sud, e da una serie A, che è il nord. Un sud che non ha neanche il campo da calcio, perché a noi è franato. Lì probabilmente avranno anche l'erbetta inglese. Quindi quello che miriamo con quest'ordine del giorno è davvero di far sì che il presidente Bardi torni sui propri passi. Il 2 agosto ci sarà la votazione della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e sottoscritta dal PD e da altre minoranze. E davvero pensi a quello che sarà il futuro della Basilicata, a non creare
forte disuguaglianze più di quanto già ci sono, a non creare un personale sanitario di serie A e un personale sanitario di serie B, così come anche la stessa cosa per il nostro personale scolastico. Quindi questo è ovviamente l'augurio, e che tutti, cioè che la Basilicata sia accanto a quelle quattro regioni che già hanno presentato richiesta di referendum abrogativo, e invitando anche tutti coloro che hanno intenzione di farlo a firmare il modulo per l'adesione al referendum per portare a questa abrogazione totale della legge. Grazie. Grazie consigliere Di Giacomo. Sindaco, posso giusto dire una cosa? Allora, quando riguarda la mozione ci siamo capiti, però vorrei, ognuno deve motivare il proprio voto, per carità, però non possiamo, diciamo, dimenticarci da dove veniamo. Se De Scalzi, voglio dire, fa l'amministratore di Eni, non l'ha nominato Meloni, non l'ha nominato, l'ha nominato il centrosinistra tanti anni fa, e quindi se c'è stato il petrolio in Basilicata, voglio dire, dobbiamo dire, e poi chi decide, non facciamo farsi illusioni, chi decide col referendum sono sempre i cittadini. Quindi, tra l'altro ci vuole un quorum abbastanza alto, voglio dire, ben vengono le firme, ma dire che si ha la volontà di costituirci per fare il referendum ed è tutto fatto, vuol dire non diciamo neanche la verità, dobbiamo dire le cose come stanno. È un primo passo, poi chi deciderà è sempre il corpo elettorale che con il referendum deciderà se vorrà o non vorrà questa, e se andrà a votare. Quindi voglio dire, non diciamo false illusioni a tutti abbiamo già vinto e poi alla fine non otteniamo niente, perché è vero quello che diciamo noi, che le regioni del sud, tutto quello, però il corpo elettorale è di più al nord, e quindi dobbiamo intercettare quell'elettorato che riesce a capire, ma se lo politicizziamo al massimo diventa solo un fatto politico, ognuno poi rientra nei ranghi della politica di appartenenza e non otteniamo il risultato. Quindi voglio dire, ben venga tutto, ma dobbiamo veramente far scegliere ai cittadini che andranno a votare, se andranno a votare, con la massima possibilità di scegliere serenamente e capire realmente come stanno le cose, perché se vogliamo tutto politicizzarlo e non capire che i problemi sono altri, perché se c'è lo spopolamento non dipende da questo governo regionale o nazionale, perché se c'è Stellantis che è in crisi non dipende, voglio dire, dal fatto che è una crisi mondiale, voglio dire che c'è, perché la globalizzazione ci comporta questo. Allora o intercettiamo realmente i motivi che abbiamo, ognuno rimanendo con le proprie idee, l'università, la regione da sempre ci ha messo ogni anno molti milioni, voglio dire, per tenerla. Non è che l'università non va bene ed è colpa di questo, voglio dire, bene ha fatto a mettere la facoltà di medicina con l'ex ministro Speranza e l'attuale governatore. È un modo per tentare di arginare l'emigrazione che c'è a tutti i livelli, però dare sempre la colpa agli altri e non guardarsi allo specchio, guarda, io la vedo un po' molto semplicistica, e che non otteniamo il risultato che poi dovremmo ottenere. Grazie sindaco. Telegrafico. No, qui non si tratta di dare colpa a nessuno, si tratta semplicemente di fare informazione su una questione che, per quanto ci riguarda, è una questione grave che andrà a incidere negativamente sulla regione Basilicata. Poi c'è in questo momento il governo di centrodestra, a livello nazionale questa cosa è stata fatta dal centrodestra, a prescindere dall'inizio, senza entrare in polemiche, noi vogliamo fare informazione, quindi semplicemente questo. Non abbiamo assolutamente la vittoria in tasca, però pensiamo comunque di fare una giusta informazione e dire un po' le cose come stanno. Grazie. Grazie, come stanno, però sempre da un punto di vista che può essere diverso da ogni altro. È chiaro che ognuno ha la propria opinione, perché sennò saremmo tutti dalla stessa parte. Votiamo il punto all'ordine del giorno proposto dal consigliere Sperduto con l'aggiunta nelle motivazioni
vista la delibera del Consiglio Comunale numero 52 del 13 ottobre 2023, poi di impegnare oltre che il Sindaco e la Giunta anche il Consiglio Comunale e di modificare il punto numero... Sì. Vabbè, eliminare a difendere l'autonomia locale al punto numero 2, quindi partendo da promuovere ed aderire ogni iniziativa utile a contrastare una riforma sbagliata e pericolosa. Votiamo il punto, voti favorevoli. Un attimo, glielo chiedo se, prima della votazione. Il consigliere Bochicchio si è allontanato. Quindi dicevo, voti favorevoli, contrari, allora uno contrario, vabbè, voti contrari uno, Russo, mentre invece voti favorevoli sono 3, 7, 7 voti favorevoli e uno contrario, consigliere Russo. Grazie.